Ora si registrerà la conferenza. Allora, cari amici, comincerei io con dare saluto a tutti gli intervenuti e ringraziando particolarmente gli illustri relatori di questo terzo incontro del coordinamento regionale lombardo che per il ruolo che ricoprono, per la loro esperienza, forniranno senz'altro degli elementi molto interessanti. Dunque, che dire, in linea di principio l'educazione è riconosciuta da tutti come un punto essenziale. La definizione ICOM di museo lo pone tra le finalità di questa istituzione. Il codice etico di ICOM al quarto punto richiama l'importanza, recita: i musei hanno l'importante compito di sviluppare il loro ruolo educativo e attrarre la più ampia partecipazione della comunità e dei gruppi di cui sono al servizio. E l'interazione con la comunità e la promozione del loro patrimonio è parte integrante del ruolo educativo del museo. Sappiamo inoltre che la base dei requisiti minimi per l'accesso al sistema museale nazionale, tra le figure professionali che sono richieste come obbligatorio, vi è il responsabile dell'educazione. Quindi, a livello di principio, diciamo che abbiamo tantissimi punti di riferimento e anche delle basi normative. Tuttavia ci troviamo nella pratica spesso a scontrarci con in situazioni in cui questi principi sono del tutto disattesi, o perché i servizi educativi non sono attivati, o perché sono affidati a persone e a figure che non sono qualificate a svolgerli, perché non hanno adeguate competenze e le esperienze necessarie, o perché anche gli educatori formati dalle università, nelle scuole di specializzazione o nei master universitari non trovano adeguato riconoscimento nel mondo del lavoro e quindi non trovano un impiego con garanzie e remunerazioni adeguate. ICOM Italia si sforza, cerca di intervenire su queste problematiche grazie anche al lavoro e all'impegno che sta compiendo questo gruppo di lavoro coordinato da Silvia Mascheroni, a cui siamo molto molto riconoscenti. Ci stiamo impegnando per acquisire una maggiore conoscenza innanzitutto della realtà attuale che purtroppo è ancora più ancora aggravata dalla crisi seguita alla pandemia, ma anche sensibilizzando il Ministero della Cultura e le amministrazioni locali a dotarsi di figure idonee ed inserire nei contratti di concessione ad imprese o enti che forniscono servizi ai musei, ad inserire quindi adeguate garanzie di professionalità e di rispetto della dignità e dei diritti dei professionisti che per essi lavorano. Infine, abbiamo anche aperto un dialogo, un dibattito sui percorsi formativi, non da ora naturalmente, sono lavori che la Commissione Educazione e Mediazione porta avanti da tempo, che però adesso ci sembrano particolarmente urgenti ed attuali, quindi stiamo anche portando avanti un dibattito con le università per individuare e cercare di introdurre dei percorsi formativi ad hoc. Oggi credo che sarà particolarmente interessante seguire i relatori che ci offriranno degli spaccati appunto di realtà e che presenteranno anche, speriamo, quelle che possano essere dei motivi delle prospettive e dei motivi di speranza per il futuro degli educatori museali. Grazie.
Grazie Adele, sono Lucia Pini, coordinatrice ICOM Lombardia. Desidero semplicemente associarmi ai ringraziamenti già espressi da Adele, innanzitutto nei confronti dei relatori, nei confronti di quanti hanno scelto di essere con noi questa sera e nei confronti di Silvia Mascheroni, che è davvero, come dire, la colonna portante di questo gruppo di lavoro che oggi entra così nel vivo di questioni davvero delicate. Mi fermo subito perché non voglio sottrarre il tempo agli interventi e ai dibattiti e quindi cedo molto volentieri la parola a Silvia Mascheroni. Grazie Lucia, grazie moltissimo sempre al nostro Presidente che ci accompagna seguendoci in tutti questi incontri. Siamo arrivati al penultimo incontro di un lungo percorso che abbiamo iniziato nell'autunno del 2020, il 10 di maggio, quindi tra 3 giorni ci sarà l'ultimo incontro promosso dal Comitato regionale, dal coordinamento regionale ICOM Piemonte Valle d'Aosta e ci diamo appuntamento al 18 maggio quando ci sarà la giornata internazionale dei musei, International Museum Day, all'interno del quale il nostro gruppo di lavoro ha organizzato un convegno proprio dedicato ai temi e problemi sia della rilevanza dell'educazione al patrimonio, sia della situazione, del profilo, delle prospettive, delle criticità delle professionisti, delle professioniste, dei professionisti dell'educazione al patrimonio. Oggi mi dispiace in modo particolare, mi è sempre dispiaciuto, ma oggi mi dispiace in modo particolare non essere in presenza, perché le persone che ho invitato, che ringrazio di cuore, che hanno risposto al mio invito con la consueta generosità e disponibilità, non sono soltanto persone che stimo profondamente, ma sono delle care amiche e quindi mi sarebbe piaciuto moltissimo, non dico abbracciarle perché questo non è possibile, ma almeno vederle di persona, ma spero che questo avvenga al più presto. Allora, condivido lo schermo per la mia presentazione. Mi fate un cenno se si vede, tutto a posto? Tutto a posto, Silvia, grazie. Allora, penso che sia importante per chi ci ascolta e chi ci segue cercare di capire il senso di questi incontri. Il senso di questi incontri sta proprio nell'accogliere e rispondere a una domanda di comunità, una comunità che si occupa sia di ricerca, quindi di studio, ma anche di pratica. È una comunità formata dai coordinamenti regionali ICOM Italia, ma ovviamente ci sono tante persone che appartengono a diverse categorie, tra cui ricercatori, formatori, docenti, responsabili di servizi educativi. Ci sono molti giovani, questo ci fa molto piacere perché ovviamente l'impegno di ICOM Italia guarda al futuro, quindi guarda a coloro che prossimamente diventeranno responsabili dei dipartimenti educativi e responsabili dell'educazione. Il gruppo di lavoro ri ha risposto ad una domanda cogente, cruciale. Nell'autunno del 2020 la relazione educativa, come tantissime altre relazioni, si era frantumata a causa di questa sciagurata pandemia e Adele Maresca mi ha chiesto, di pensare come poter in qualche modo ricucire o come dire, mettersi proprio in ascolto dei bisogni, delle aspettative, delle criticità, ma anche di fornire possibilmente delle prospettive di lavoro. Ecco perché abbiamo incominciato, grazie ai coordinamenti regionali, a organizzare questi incontri su due ambiti che sono al cuore del gruppo di lavoro. Il primo è proprio la relazione educativa scuola-comunità-territorio e la seconda invece, che ovviamente dialoga con la prima, è un approfondimento dedicato alle professionalità, alle professioniste e ai professionisti dell'educazione al patrimonio. Un altro elemento importante è stato quello di metterci in dialogo e conoscere delle nuove realtà.
In modo particolare, l'Associazione Italiana Educatori Museali è una realtà giovanissima, appena nata. Virginia Galli, che ne è la vicepresidente, è stata invitata a partecipare a due incontri e dunque siamo in stretta relazione con loro proprio perché è importante per noi poter seguire questo nuovo soggetto che si sta occupando in modo molto attivo di tutto quello che riguarda le professioniste e i professionisti dell'educazione al patrimonio. Un altro elemento importante da far conoscere è che siamo anche in dialogo con l'Europa. Personalmente sono la referente per il SECA, lo dico per chi non dovesse saperlo, che è il nostro comitato internazionale di riferimento, che ha costituito una serie di gruppi di interesse e di studio. Uno di questi è proprio dedicato allo sviluppo delle professionalità degli educatori museali. Quindi è un percorso che stiamo intraprendendo insieme, è un percorso che abbiamo in parte compiuto, ma che ci attendiamo di continuare a compiere ancora. Come dicevo prima, come dire, gli esiti, un po' il precipitato, le sintesi, le evidenze che andiamo acquisendo e raccogliendo verranno restituite dai coordinatori regionali in occasione di questo convegno. Ci saranno poi due relazioni, una di Claudio Rosati dedicata all'educazione al patrimonio e alla sua rilevanza e una mia dedicata invece proprio alla professionalità dell'educatore museale, ai professionisti dell'educazione al patrimonio. Quindi sarà molto importante anche perché in quell'occasione cercheremo di ragionare insieme su come tracciare la prossima strada, il prossimo itinerario di ricerca, di confronto e di pratica. Come accennava prima il Presidente, non è da oggi che ovviamente ICOM si occupa di professioni museali. Sappiamo che tra il 2005 e il 2006 ICOM Italia ha predisposto la Carta Nazionale delle Professioni Museali, che è stata rivista all'interno di un gruppo di lavoro composto da Adele Maresca, da Cecilia Sodano, da Miriam Andosi e da me, proprio per, come dire, attualizzare in qualche modo quelle che erano le competenze chiave del professionista dell'educazione. E sicuramente questi profili oggi, alla luce anche non soltanto della situazione che stiamo vivendo, ma pensate alla rivoluzione digitale, pensate a tutta una serie di temi e problemi che accennerò nella mia relazione, sono competenze, così come qualsiasi professione, che hanno bisogno di essere messe a punto, di essere ricalibrate. Inoltre, ICOM Italia è soggetto interlocutore al tavolo permanente al Ministero della Cultura, proprio che si dedica ai lavoratori dei luoghi della cultura e al suo interno ha un gruppo di lavoro che sta ragionando sulle professioni museali. Questa è la mappa della Carta Nazionale delle Professioni e come vedete già allora nel 2005, quindi parliamo ormai di più di 15 anni fa, abbiamo ritenuto così strategica ed importante questa figura al punto da pensare addirittura a due figure, al responsabile dei servizi educativi e all'educatore museale. Quindi questo credo che sia importante anche, come dire, cercare di ricomporre quelli che sono gli elementi più significativi di un percorso storico. Mi piace condividere con voi questa immagine di complessità. Ho cercato in qualche modo di, come dire, porre una sorta di segnaletica significante rispetto a quelli che sono gli elementi più interessanti che stanno dentro al patrimonio culturale, al museo e come e quanto ci sia un elemento di complessità che attraversa tutte queste situazioni diverse, dalla partecipazione ai pubblici, dal tema della sostenibilità a quello del digitale, sicuramente un'attenzione importantissima all'accessibilità, intesa come condizione imprescindibile.
Quindi chi si occupa di educazione deve ragionare, operare, ricercare, come dire, agire e gestire questa complessità. Ma penso che sia importante chiedersi chi siamo, chi sono i professionisti dell'educazione. Nel suo ultimo romanzo, Indipendenza, Javier Cercas mi ha molto colpito questa frase: se vuoi conquistare la realtà, devi prima conquistare il linguaggio. Credo che, soprattutto per chi si occupa di educazione, in questi ormai 20 anni, se noi assumiamo, come dire, di più 25 anni, se assumiamo come snodo fondamentale i lavori della commissione, allora si chiamava per la didattica del Museo del Territorio, presieduta da Marisa D'Alè Emiliani, abbiamo con forza, con tenacia, a volte anche, come dire, con una sorta di scoramento, rivendicato l'importanza di chiamare le cose con il loro nome, e quindi educazione al patrimonio e non didattica, e chiamarci, riconoscerci. Il professionista riflessivo penso che sia, come dire, prima di tutto quello che riflette sul proprio agire, ma anche sul proprio essere percepito dagli altri nella sua professionalità. Tanti sono i ruoli, i compiti e le responsabilità che sono assunte in un'unica figura, quando questa esiste, come accennava prima Adele Maresca, le norme ci sono, le dichiarazioni ci sono, il codice etico lo recita a chiare lettere, e così la definizione di educazione per la nuova definizione di museo che ICOM Italia sta predisponendo e che verrà presentata in occasione della General Conference di Praga del 2022, però il dato di realtà è che appunto quando questa persona c'è, assume tantissimi compiti e ruoli, e questo non è lo stesso per quanto riguarda i paesi europei, dove c'è una declinazione di competenze, una declinazione di responsabilità a seconda del ruolo e dei compiti che il professionista dell'educazione svolge. Un elemento su cui ci siamo soffermate quando abbiamo aggiornato nel 2017 con il quaderno delle professioni, è stato chiamarci, chiamarli professionisti museali o dei patrimoni culturali, anche alla luce del dibattito, ma anche del percorso di elaborazione che ICOM Italia ha compiuto tra il 2014 e il 2016 in preparazione della General Conference dedicata proprio a musei e paesaggi culturali. Sapete che la raccomandazione che si è espressa al termine dei lavori ha sottolineato con forza come il museo non è solo dentro di sé, ma il museo è anche fuori di sé, perché deve entrare in relazione con i paesaggi e con i patrimoni culturali, ma anche con i soggetti che abitano i paesaggi culturali. E quindi questa riflessione l'abbiamo fatta pensando proprio ad una competenza professionale che attraversi il museo e attraverso il patrimonio, mettendo in relazione quelli che sono le testimonianze patrimoniali custodite, conservate, esposte dal patrimonio diffuso. Come vedete e come accennavo prima, tante sono le responsabilità e le attività, le azioni che svolge. Ovviamente il professionista dell'educazione è un professionista che deve analizzare le caratteristiche dei pubblici, sia quelli reali che potenziali, deve individuare quelle che sono le strategie e quelli che sono gli strumenti più efficaci e più rigorosi, deve elaborare dei progetti educativi, deve pianificare strategie. E ovviamente deve anche, come dire, collaborare con chi si occupa di comunicazione affinché quelli che sono gli elementi più interessanti nell'ambito della relazione educativa siano veicolati e siano comunicati nel modo più consono e più efficace possibile. Però penso che oggi sia importante riflettere
anche a quali altre competenze sono richieste, perché sicuramente il nostro tempo è attraversato dal paradigma della complessità e la contemporaneità ci pone sempre nuovi ingaggi e sempre nuove interrogazioni. Penso che sia importante mantenere salda la matrice della storia, ma farla dialogare con l'attualità, perché forse il museo davvero può essere una sorta di specola attraverso la quale si può leggere, comprendere il presente, ma forse anche, come dire, individuare delle possibili linee di, come dire, di navigazione per il futuro. Dicevo prima che l'accessibilità è una condizione imprescindibile, è una condizione che attraversa tutto il museo, quindi sicuramente poi si declina nei confronti di specificità che afferiscono a pubblici fragili, i cosiddetti pubblici fragili, per cui dalla disabilità fisica alla disabilità cognitiva, ma l'accessibilità è proprio porre in condizione chiunque, indipendentemente dall'estrazione sociale, culturale, la provenienza, di poter accedere alla cultura del museo, alla vita del museo. Ringrazio Simonetta Maione per questa bellissima fotografia che tratta da un progetto che i servizi educativi dei Musei Civici di Genova realizzano dal 2010 con l'ANFAS di Genova. Quindi, come dire, vedete che da molti anni numerosi sono i musei che si misurano con questo ambito così delicato e così importante per la vita di tutti, che ovviamente si è evoluto in questi anni come qualsiasi aspetto del nostro vivere, del nostro pensare. Un altro elemento assolutamente, un altro ambito assolutamente strategico con cui chi si occupa di educazione al patrimonio deve confrontarsi sempre di più è proprio il pubblico che ormai ha una profilatura nell'ambito del digitale estremamente complessa ed estremamente articolata. Pare forse anche retorico ricordare l'imponenza, l'importanza, la pervasività che il digitale ha avuto e ha tuttora. Noi siamo in modalità digitale, quindi, come dire, stiamo vivendo una relazione digitale, per cui è assolutamente strategico anche acquisire o affinare competenze in questo settore. E ugualmente strategico avere la consapevolezza che il dato di realtà ci restituisce il vivere all'interno di una società sempre più multietnica e culturalmente polifonica. Per cui il patrimonio in sé è portatore proprio di segni complessi ed è continuamente caratterizzato da processi di cambiamento e di contaminazione. Elena Pulcini è una filosofa che è morta purtroppo recentemente per il Covid, ci insegna proprio che noi abbiamo una responsabilità importante nei confronti dell'altro. Attenzione, lei parla di una paideia delle emozioni e soprattutto non si riferisce soltanto all'altro, ovviamente altro da me inteso come proveniente da una cultura diversa o da un paese estraneo al mio, ma proprio l'altro come loro, tutti quelli che non sono me, e quindi con questa consapevolezza di esercitare un rispetto e un riconoscimento delle persone. Patrimonio intercultura che condivido con Simona Bodo all'interno di Fondazione ISMO ormai da più di 15 anni, è per noi un osservatorio strategico perché siamo riusciti a documentare quasi 100 progetti di musei, ma anche di biblioteche, di istituzioni culturali che hanno veramente agito mettendo in dialogo il patrimonio culturale e persone, comunità, migranti, cittadini autoctoni, proprio per mettere in evidenza quanto sia importante
vivere il patrimonio come un processo di continua crescita personale, di continua evoluzione e dialogo. L'anno scorso, nel 2020, l'International Museum Day è stato dedicato proprio a tutti questi grandi temi, per ognuno dei quali, come dire, sarebbero necessari, seminari, incontri, all'interno di un ciclo, quindi di un percorso articolato, dedicato ai musei per l'uguaglianza, diversità e inclusione. E abbiamo organizzato una giornata di studio, abbiamo affrontato tanti temi, dalla povertà, dall'impoverimento in ambito educativo, ovviamente al dialogo interculturale, all'accessibilità declinata, come vi accennavo prima, tutto il tema grossissimo e estremamente attuale della differenza di genere, quindi del riconoscimento dei diritti umani da questo punto di vista, e anche al tema di quelle categorie di pubblici, per esempio gli ospiti delle case circondariali o le persone che per motivi socioculturali sono vivono nella periferia della cultura e che non hanno la possibilità di accedere al museo e alle istituzioni. È stata una giornata molto intensa, molto seguita e, come dire, anche la comunità di ICOM, quindi la comunità internazionale, ovviamente si interroga su questi temi. Si interroga su questi temi e si interroga inevitabilmente anche sul tema del museo Sentinella, cioè della non neutralità del museo. Ma mi ha molto colpito, andando a rileggermi alcune cose di Helen Hooper Greenhill, come lei già nel 1992 metteva in evidenza la possibilità infinita di rileggere i significati, le interpretazioni, perché sono riscritte, possono essere riscritte all'infinito. E come sia importante trovare la nostra rilevanza. Il concetto di rilevanza, come forse sapete, è stato espresso molto bene in questa pubblicazione di Nina Simon del 2017, L'arte della rilevanza, dove ci chiede di interrogarci che cos'è rilevante, quindi ovviamente al di fuori e oltre le categorie estetiche, ma puntando l'attenzione sulla significanza, cioè sul senso e la significanza delle testimonianze patrimoniali. Guardate che non sono soltanto, come dire, pensieri, riflessioni, movimenti di opinioni, di idee e pratiche che riguardano l'America piuttosto che i paesi europei, altri da noi, ma sono temi e problemi che vengono affrontati anche da noi. Il tema di quest'anno di Milano Città Monto, dell'Assessorato alla Cultura di Milano, si intitola proprio Decolonizzare la cultura ed è un programma estremamente articolato in performance, laboratori, incontri, seminari che mette proprio al centro questo interrogativo pregnante su una riflessione costante che bisogna fare ed un'attualizzazione perenne che bisogna fare sul significato delle testimonianze patrimoniali. E così Giulia Grechi, che è una docente all'Accademia di Brera, nonché ricercatrice, ha da pochissimo pubblicato questo libro proprio dedicato a questo tema. Non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di visitare questa straordinaria antologica di Ai Weiwei a Palazzo Strozzi. Bene, immaginatevi l'impatto che questa facciata di un palazzo storico suscitava nei cittadini, anche di coloro che non avevano visitato la mostra, quando hanno visto accostare alle bifore del palazzo i gommoni dei migranti. Ecco, questo perché? Questo perché l'arte, gli artisti in modo particolare, perché sono delle antenne sensibili, ma qualsiasi museo, anche il museo civico, anche il museo di un piccolo territorio, può confrontarsi con l'attualità, può dialogare con la contemporaneità. Però mi piace anche pensare che sia importante recuperare la storia,
Pensate, il Corriere della Sera, il 7, che come dire, è un magazine diciamo popolare, insomma cultura pop diremmo, non è sicuramente una rivista di settore, tantomeno una rivista per museologi o storici dell'arte. Il suo direttore Vincenzo Trione e il suo editoriale del 26 febbraio era dedicato proprio a questo tema. Perché recuperare la storia? Perché nel 1953 c'è stato questo straordinario cortometraggio girato da Chris Marker e Alain Resnais, che penso molti di voi conoscono, un grandissimo regista francese, che ha vinto a Cannes. Dedicato proprio al potere coloniale che la cultura occidentale aveva esercitato, sulla cultura africana. Venne ritirato, venne bandito, fu tolto dalla diffusione, dalla proiezione, soltanto molti anni dopo venne rimesso in circolazione perché andava, assolutamente contro all'idea, come dire, al concepimento dell'idea che André Malraux aveva nei confronti del museo immaginario. E quindi è importante che la matrice della storia, come dire, sia sempre presente anche per relativizzare, per contestualizzare. Stamattina, mentre stavo concludendo, finendo di preparare le mie slide, ho sentito Pagina 3 su Radio 3. E il tema di questa mattina, era chiedere agli ascoltatori, quale monumento avrebbero voluto abbattere e quale monumento avrebbero voluto erigere. Io no, non credo mai che le coincidenze siano tali, per cui, dopo una certa sorpresa mi sono ovviamente messa in ascolto ed è stato estremamente interessante ascoltare i messaggi che il giornalista riportava. Uno mi ha particolarmente colpito di un'ascoltatrice che diceva: vorrei erigere un monumento completamente senza, come dire, un'iconografia statuaria, un'iconografia scultorea, ma soltanto con un piedistallo dove chiunque può salire e diventare un monumento di se stesso. Ecco, allora vedete che il museo non può, come dire, chiamarsi fuori rispetto a questi dibattiti e chi si occupa di educazione e quindi di comprensione, profondamente di comprensione della realtà, perché il patrimonio ci consente questo, di comprendere la realtà, deve anche continuamente aggiornarsi. Quindi è un profilo e una figura che richiede un continuo aggiornamento. Ma oggi penso che ci sia un'altra riflessione da fare, che forse 2 anni fa non avremmo fatto. Quanto le parole del patrimonio siano entrate in risonanza con la nostra vita. Parole come prendersi cura, come resilienza, come solitudine, come ferita, come abbandono, come disgregazione. E ancora una volta sono gli artisti che ci vengono in soccorso e che ci chiedono di riflettere. Mario Merz, così ha descritto, il senso del suo igloo e chi di noi non si è sentito un po' come l'igloo, come dentro, chi di noi non avrebbe voluto stare dentro all'igloo di Merz in questo o non c'è stato in questo periodo e chi è stato costretto a starci? Guardate che sono pezzi di vetro che tagliano e che sono morsellati da parti di ferro, quindi e sono uno dentro l'altro, quindi pensate soltanto quanta risonanza e quanto sapere e quanta consapevolezza un'opera come questa all'interno del museo potrebbe far scaturire, può far scaturire rispetto al saper leggere e interrogarci rispetto alla realtà. L'ultima opera in ordine di tempo è questa strepitosa intervento, installazione, oltre la ferita sulla facciata ancora una volta di Palazzo Strozzi, che è stato anche il tema di questa interessantissima giornata di studio che si è svolta recentemente, proprio mettendo in dialogo musei e fondazioni rispetto a come superare la ferita, quindi come andare oltre la ferita.
E ancora una volta però è un artista che squarcia, che apre, che disinnesta, che, come dire, ci sconvolge, ci colpisce. Perché il museo non deve essere il luogo soltanto della pacificazione, ma deve essere il luogo in cui si prende consapevolezza anche del tema del conflitto. Un'altra suggestione che mi fa piacere condividere e che è stata per me, come dire, una recente scoperta, sono i musei della Restanza. Il Teatro delle Marionette, scusate, il Museo delle Marionette, ha organizzato questo interessantissimo, ciclo di incontri, organizzato da una serie di antropologi, tra cui, Pietro Clemente, e Vito Tetti, che è un antropologo, che è uno scrittore, ha scritto dei libri molto importanti sul senso dei luoghi e sulla relazione con gli oggetti del patrimonio, parla proprio dei musei non soltanto della resilienza, ma della restanza, cioè la parola chiave è prossimità. L'abbiamo sentita pronunciare tantissimo in questo periodo, la prossimità dei luoghi, la prossimità delle persone. E mi è venuta in mente anche questa straordinaria tecnica giapponese della riparazione, del ricongiungimento, della ricongiunzione, cioè del riuscire a, come dire, curare, riparare i viventi, curare le ferite, rimettersi in dialogo, mettendoli però, cioè mettendo queste ferite, non vivendole come delle cicatrici, ma mettendo in valore la fragilità e la possibilità di relazione. Un altro progetto che mi sta particolarmente a cuore, che si è concluso proprio in questi giorni, Lascio in eredità me stesso alla terra, fare memoria tra volontariato e patrimonio culturale, è stato presentato martedì scorso con una bellissima relazione di Pietro Clemente, 46 volontari afferenti a diverse associazioni del volontariato di Bergamo, della Bergamasca, si sono messi in dialogo con testimonianze e luoghi del patrimonio, e hanno prodotto delle narrazioni, hanno dedicato a questi luoghi, a questi particolari, a questi oggetti, a queste sculture, a questi affreschi, una parte del loro pensiero e direi anche del loro cuore. Ci ha molto colpito un progetto che ho vissuto e condiviso con Simona Bodo e Maria Grazia Panigada, alcune riflessioni, ne ho scelta una di una volontaria, che trovo particolarmente significativa, proprio perché mette in evidenza quanto sia importante dare spazio e tempo, darsi il tempo perché entri qualcosa che ci cambia dentro e la narrazione come restituzione di quello che non si è espresso. Allora mi sono domandata, ma i visitatori sono una potenziale risorsa perché possono, se il museo è il luogo, se, come dice Sletana Alpers, l'ha scritto nel 1991, ecco, ancora una volta avere, come dire, il senso della storia, se il museo è anche il luogo dell'imperfezione, del non detto, del non raccontato, i visitatori, il pubblico visitatore può contribuire a co colmare o quantomodo, in qualche modo, come dire, arricchire la narrazione del museo con i propri vissuti. E, metodo narrativo in chiave autobiografica che contraddistingue il lavoro di patrimonio di storie, secondo Pietro Clemente, è un nuovo campo per l'educazione all'arte e al patrimonio, perché, come dire, consente a tutti di mettere in valore i propri vissuti. E soprattutto perché lo sguardo, la narrazione, guarda l'opera, arricchisce l'opera e l'opera arricchisce il vivente e la persona che entra in dialogo. E quindi c'è questa, come dire, doppio dialogo tra i propri vissuti, l'autobiografia dell'opera e l'autobiografia della persona. Devo il titolo di questa ultima parte dell'intervento, che riguarderà ovviamente i temi della formazione, del reclutamento, del riconoscimento all'interno dell'istituzione
di quanto sia strategica, come abbiamo visto, questa figura, a una epistemologa di Gina Mortari, che insegna alla Facoltà di Medicina di Verona, che proprio dedica questo, uno delle sue ultime opere, alla sapienza del cuore. Perché questo? Perché, come sì, diceva... Scusami se mi permetto, Silvia, scusami se mi permetto di interromperti, sono costretta a richiamarti sui tempi perché... ho quasi finito, mancano 3 minuti. Grazie. Scusatemi voi. Molto velocemente, la situazione appunto è una situazione che non ci conforta per quanto riguarda la formazione delle persone, la formazione delle persone che dovranno occuparsi di educazione al patrimonio. Penso che il museo sia un luogo di formazione, ma la formazione richiede tempo, attenzione e cura. Il master dove insegno dal 2004 ha condotto un'indagine che sarà presto pubblicata proprio per capire la ricaduta della formazione. Ecco, questo dicevo prima, l'importanza di pensare le emozioni e sentire i pensieri. Salto quest'ultima parte per presentarvi chi ci accompagna in questo percorso. Per il contesto più generale ho chiesto a Annalisa Cicerchia, che è primo ricercatore Istat, insegna management delle imprese creative ed è anche però una delle fondatrici del Cultural Welfare Center, perché credo sia assolutamente importante restituire un'analisi rigorosa e comparata e dinamica anche del contesto, cioè qual è la situazione degli altri attori, no? Mi spiace non poter leggere questo post, lo trovate sul profilo di Domenica Primerano di ieri, quando appunto mette in evidenza la crucialità dell'importanza di un direttore, di un personale scientifico all'interno dei musei. Quindi è fondamentale saper valutare gli impatti della cultura, come ci insegna Annalisa, perché siamo passati dalla cultura non si mangia a mangiare la cultura, quindi credo che questo sia molto importante. Annalisa però si occupa anche di benessere, quindi di cultura e arte come risorsa per la cura, e benessere, piacere e benessere sono stati proposti all'interno del questionario indagativo che ICOM ha predisposto per la definizione di museo. Invece a Maria Grazia Diani ho chiesto appunto di aiutarci a ripercorrere dal contesto generale alla specificità per quanto riguarda la Regione Lombardia le buone politiche, cioè il percorso che dal 2001 Regione Lombardia ha fatto per il riconoscimento e l'accreditamento dei musei, mettendo al centro anche l'importanza di un servizio educativo. E nel 1998, insieme a Maria Grazia Diani, si è costituito ed altri studiosi ricercatori, tra cui anche Emanuela D'Afra, si è costituito un gruppo di lavoro e se leggete le domande che abbiamo formulato al termine di una giornata di studio del 1999, sono le stesse domande che ci poniamo ancora oggi. Emanuela D'Afra, Emanuela è stata curatrice, conservatrice, responsabile dei servizi educativi, vice direttrice della Pinacoteca di Brera e ha attraversato un poco, penso, un periodo estremamente importante della storia, dalla didattica del museo all'educazione al patrimonio in chiave interculturale, promuovendo due importantissimi progetti, a Brera anch'io nel 2004 e a Brera un'altra storia nel 2014, ma è poi diventata, e lo è tuttora, direttrice della Direzione Generale dei Musei di Lombardia. A lei ho chiesto di aiutarci a capire come un sistema così complesso di patrimoni e di istituzioni, qual è la funzione, quali possono essere i compiti e i ruoli e le professionalità per l'armatura culturale del territorio. Emanuela D'Afra e la direzione hanno organizzato questo ciclo estremamente articolato di incontri dedicati proprio a Museo Patrimonio, Educazione e la Cittadinanza, al quale hanno risposto più di 500 docenti, era rivolto agli insegnanti
di ogni ordine, scuole di ogni ordine grado. Questo per dirvi come l'educazione al patrimonio è anche educazione civica e anche educazione alla cittadinanza. Abbiamo con noi Alessandra Gariboldi, non so se sia la sua prima apparizione pubblica come presidente di Fondazione Fitzcarraldo, siamo ovviamente particolarmente contenti. Dal 2010, penso forse ancora prima, Alessandra si occupa sia per i suoi studi che per le sue pratiche proprio dell'ingaggio dei pubblici dal punto di vista della chi sono, come fare a coinvolgerli nella vita culturale, soprattutto quando, come abbiamo appena visto, le fisionomie dei pubblici sono prismatiche ed estremamente articolate. Quindi a lei ho chiesto come e quante sono le competenze di un professionista dell'educazione oggi. Gli ultimi saranno tre testimonianze, perché parliamo sempre di rete, noi oggi siamo in rete, siamo connessi, ma la rete può essere strumento e metafora per la costruzione di una governance per l'educazione al patrimonio culturale. E quindi ho invitato tre persone, che ringrazio ovviamente insieme alle altre relatrici: Patrizia Berera, che è referente per i progetti educativi della rete degli orti botanici; Michela Valotti, per il sistema museale della Valle Sabbia, non è più la coordinatrice, ma ha lavorato tantissimo nell'ambito dei servizi educativi; e a Marina Volontè, perché è responsabile della progettazione educativa e non solo del sistema museale dei Musei Civici di Cremona. Ho usato anche un po' del mio tempo per presentare le relatrici, che ringrazio ancora, e passo la parola ad Annalisa Cicerchia. Silvia, grazie veramente. Cercherò di comprimere molto i tempi per mettere a tutti i punti di vista che sono così importanti di avere il loro spazio. Salterò anche qualche discorso, quindi cercherò di entrare direttamente nello svolgimento del compito che mi hai dato. Chiaramente partiamo da una situazione in cui la pandemia ha colpito in maniera particolare tutte quelle forme, tutte quelle organizzazioni del settore culturale, che erano fondate su due elementi: quella della sede propria e quella del rapporto fisico con il pubblico. Quindi è evidente che musei, come teatri e come sale da concerto, hanno subito i maggiori contraccolpi. Il punto però è che la crisi non è arrivata in un sistema dove non ci fossero problemi preesistenti. In realtà la crisi si è abbattuta su un settore molto fragile, ha fatto emergere alcune vulnerabilità del sistema. Nel nostro mondo in particolare ha fatto emergere, per esempio, una questione di capacità digitali, dotazioni digitali, un'articolazione delle funzioni o delle modalità del discorso che hanno retto con difficoltà alla prova, e hanno portato, forse meno per una parte almeno del mondo dei musei e del patrimonio culturale, ma in parte anche qui, un impatto significativo anche per i lavoratori irregolari, atipici, gli stagisti, i collaboratori intermittenti, che sono un po' una caratteristica, ahimè, dell'intero settore. Io accenno solo velocemente alle misure di risposta, che purtroppo sono, e particolarmente nel nostro paese, sono misure di risposta di emergenza e molto a breve termine, cioè che non sembrano tenere conto della necessità di approfittare dello tsunami per ricostruire su basi molto più solide. E normalmente queste risposte, che hanno variamente interessato il mondo dei musei, sono state di quattro tipi: il sostegno alla produzione di reddito, ma davvero in misura molto, molto modesta rispetto alle esperienze di altri paesi;
riduzioni dei costi gestionali, modifiche del quadro giuridico e dello status dell'artista, ma questo è quello che è successo in generale in Europa, come sapete benissimo, in Italia questo è avvenuto in maniera molto, molto minore. Un sostegno all'innovazione e un sostegno per la coesione sociale. Complessivamente noi possiamo, soprattutto dopo la ripresa dei contagi d'autunno, sappiamo che le perdite di reddito sono di gran lunga superiore alle misure compensative, e soprattutto c'è un clima di incertezza che ha fortemente condizionato soprattutto le realtà più piccole, più fragili e meno garantite dal punto di vista della continuità. Tutto questo chiaramente ha un impatto su un ecosistema che era fragile già prima della pandemia, sia per appunto le strutture dell'organizzazione del lavoro, per le catene del valore, adesso qui su questo non mi soffermo senz'altro, della prevalenza barbarica del finanziamento e del lavoro a progetto, che ha sostituito progressivamente il finanziamento e il sostegno istituzionale e costringe singoli e organizzazioni a inseguire i bandi e a essere in una perenne competizione, cambiando pelle, cambiando le proprie strutture, adeguandosi alle finalità di chi i bandi li emette. I modelli di reddito, che naturalmente non sono robusti e sono basati su una proprietà intellettuale che spesso è poco protetta. Non mi soffermo su questo aspetto che però è centrale, tanto è vero che lo studio recentissimo che è stato fatto per il Parlamento europeo, per la Commissione Cultura del Parlamento europeo, mette al centro il tema del lavoro, delle risorse umane del settore culturale, compreso il settore del patrimonio, compreso il settore dei musei, che è una questione non più rinviabile, che deve essere affrontata non con misure di emergenza, ma con misure di sistema. Il concetto di flow exploitation è terribile ed è molto adeguato a descrivere quali sono le condizioni di lavoro normalmente, lo sapete meglio di me perché penso che sarete tutti quanti coinvolti, afflitti, colpiti dai vincoli che spesso costringono a inserire la precarietà proprio nel patto che viene fatto tra organizzazioni e lavoratori. C'è il tema della frammentazione, che è un tema molto forte e che nel settore museale è ovviamente noto, difficile da contrastare e certamente non aiuta i più deboli a superare, a trovare le risorse necessarie per superare insieme le sfide del momento e diciamo le sfide anche di lunga durata. Ci sono stati impatti soprattutto come è noto, insomma, nel senso dell'arresto o la limitazione della produzione e distribuzione fisica, diciamo così, definita non essenziale. L'arresto e la limitazione della mobilità internazionale, l'arresto e la limitazione della vita sociale. Ecco, quando noi riorganizziamo il nostro ragionamento sui lavoratori del settore museale, sulle risorse umane del settore museale e sul pubblico, di questo dobbiamo tenere presente. L'arresto e la limitazione della vita sociale per alcuni studiosi statunitensi molto interessanti di ambito Smithsonian sta cominciando a profilare segmenti del tutto nuovi di pubblico, non in base alle caratteristiche demografiche, geografiche o di reddito, ma per esempio rispetto al grado di sofferenza delle varie situazioni portate dalla pandemia. Non vado, salto gli impatti economici, cioè salto i dettagli di queste riflessioni. Vi propongo per chiudere un paio di elementi come focus proprio sui musei, dati che conoscete ovviamente a memoria. 90.000 musei in tutto il mondo colpiti in maniera particolare dalla pandemia e il 90% dei musei del mondo ha chiuso i battenti e secondo ICOM internazionale il più del 10% non riaprirà mai più. Quindi una situazione globale che è veramente stata
sconosciuta nella sua gravità nel passato. Vi voglio parlare di un paio delle numerose indagini che sono state fatte a partire da quella naturalmente promossa da ICOM Internazionale e da ICOM in Italia. Vi parlerò di due indagini che sono state fatte, una dalla DG Musei che ha incaricato me e Ludovico Soni ma di svolgere un'indagine online sul pubblico. Proprio per avviare una strategia dell'ascolto e del contatto con il pubblico e avere una rilevazione di un aspetto qualitativo del pubblico, quello che al museo ci va, insomma, di quelli che hanno una relazione specifica e affettiva anche, avere elementi su se e come le proposte alternative di contenuti digitali fossero state ricercate, trovate, apprezzate e poi provare a vedere per guardare oltre se l'esperienza del 2020, che naturalmente non è risolta, non è conclusa, non è alle nostre spalle, però possa aver lasciato qualche insegnamento per il futuro. Questa rilevazione è stata predisposta tra il 23 aprile e il 30 giugno del 2020 e i rispondenti validi sono stati più di 6.500. Ora, qui si tratta di un pubblico che conserva in larghissima misura un ricordo speciale di un museo visitato di persona nell'ultimo anno, di aver avvertito la mancanza dei musei e questa mancanza per un terzo degli intervistati è proprio netta e forte. E naturalmente la stragrande maggioranza degli intervistati intende ritornare a frequentare i musei quando sarà possibile. Alcuni hanno anche indicato quale museo. Salto questa parte delle associazioni, vi manderò poi questa presentazione perché queste associazioni meriterebbero un po' più di tempo di quello che abbiamo adesso a disposizione. Prevale una visione un po' convenzionale perché più di un terzo dei visitatori associa al concetto di museo, al concetto di tempio, ma ne dovremo parlare in un'altra occasione. In ogni caso, le configurazioni, per quanto un po' convenzionali, però attribuiscono indubbiamente al museo un ruolo speciale, per esempio legato a una grande autorevolezza. E quindi stiamo entrando un po' nel tema dei contenuti. Non sono stati il 90%, ma il 71,5% degli intervistati che durante il periodo di chiusura ha visitato profili, siti internet degli istituti sui social network. Chi lo ha fatto è stato in grandissima maggioranza soddisfatto della qualità delle proposte. Invece il 91% di chi ha visitato queste proposte digitali ritiene che in futuro i luoghi del patrimonio debbano continuare a proporre nuovi contenuti digitali, come quelli proposti durante il periodo di chiusura. Ovviamente l'ipotesi che la visita in presenza possa essere sostituita da quella digitale fa sorridere la maggior parte degli intervistati, ma moltissimi ritengono che da una parte una visita digitale possa o attività o accedere a contenuti digitali aiuta a migliorare l'esperienza che si può fare di persona o prima o dopo la visita vera e propria. Un altro aspetto molto importante è quello della normalità. Il ritorno alla vecchia normalità è probabilmente qualcosa che non possiamo immaginare come realistico. Lo studio per il Parlamento europeo addirittura parla di una transizione sistemica, cioè parla di un'opportunità di mettere a nudo quali sono i meccanismi che sono più fragili, più deboli e più difficili. Per esempio, quelli in cui il rapporto con il pubblico è un rapporto, e purtroppo in alcuni casi questa visione si mantiene ancora, poco attento alle caratteristiche del pubblico, miope, no? Che molto generico, e dove per esempio non è prevista una circolarità delle informazioni. Tra l'altro, tornando all'indagine, pochissimi dei visitatori virtuali dei musei e dei contenuti virtuali, pur tornando e ritornando
sui luoghi digitali dei musei, sentivano l'opportunità, la necessità di rispondere, mandare contenuti, postare, dialogare, perché si avvertivano una difficoltà di circolarità nella comunicazione con i musei, per quanto fossero i musei del cuore. Certamente una cosa importante e utile del periodo terribile che abbiamo trascorso e che stiamo ancora in parte trascorrendo è però l'emergere del grande contributo attuale e potenziale delle organizzazioni culturali al benessere dei cittadini, ad alcune categorie in particolare penso alle persone in lutto, penso alle persone sole, sono le persone isolate, penso ai genitori che non riescono a stare all'altezza delle richieste educative da parte dei figli in una situazione in cui la scuola attraversa le difficoltà che conosce, ed è importante il riprendere un po' come le linee guida d'ICOM durante proprio la prima fase della pandemia, riprendere a riflettere sul fatto che fare bene il museo, non sostituendosi né all'ospedale né alla scuola né alla famiglia ma né allo psicologo, ma facendo profondamente bene il proprio lavoro, contribuisce davvero al benessere, all'innovazione, a una coesione sociale che è naturalmente resa difficile dal distanziamento fisico. Sono considerazioni che devono però far breccia nelle risposte politiche messe in campo, e ho l'impressione che per esempio dal famoso PNRR non traspaia una sensibilità molto rilevante a questo riguardo. Mi auguro che poi nella parte attuativa questo spazio si trovi e questo riconoscimento possa veramente avere luogo. Grazie. Grazie moltissimo Annalisa, davvero prezioso questo inquadramento che ci hai dato, anche se, come dire, ovviamente non poteva che non essere così. Penso che appunto sentirsi comunità, fare comunità, per quanto riguarda il discorso che ci sta a cuore e di cui ci stiamo occupando, cioè dei professionisti dell'educazione, serva anche, come tu ci suggerisci, di fare breccia o comunque di portare le istanze a chi poi dovrebbe ascoltarle ed accoglierle. E quindi la consapevolezza e i dati di realtà sono molto importanti. Passo la parola a Maria Grazia Diani, vi ho già presentato, quindi non ho bisogno di presentare, e grazie anche a Maria Grazia per il suo intervento. Grazie a Silvia, grazie a tutti i presenti. Prego la regia se può mandare le mie slide. Io cercherò anch'io di essere molto rapida, e anche perché devo dire che parecchi concetti sono già stati espressi da chi mi ha preceduto, in particolare da Adele Maresca, ma anche da Silvia. Quindi percorrerò velocemente con voi questo percorso di riconoscimento dei musei in Lombardia e dei servizi educativi. Avanti con la prossima diapositiva, dove troviamo l'indice del mio intervento, ma andiamo avanti subito per non perdere troppo tempo. Innanzitutto, quello che io voglio restituire oggi è un percorso di anni di lavoro che a molti dei presenti sarà ben noto, quindi mi dispiace di ripetere cose note o conosciute, però, come diceva Silvia, ci sono molti giovani che partecipano a questi interventi, e forse per loro è anche utile sapere che quello che c'è adesso in realtà ha delle radici un po' più indietro nel tempo. Innanzitutto, i processi di riconoscimento o di accreditamento regionale dei musei partono da un documento fondamentale che è il decreto del 2001, che ha definito gli standard di funzionamento e di sviluppo dei musei. Devo dire, già 20 anni fa
si dava ampio spazio, per fortuna, sia ai servizi che al personale dedicati alle attività educative. E questo io credo che sia assolutamente fondamentale, anche se poi è ovvio, non bastano le norme, non bastano le regole, ma se non ci sono nemmeno quelle è sicuramente più difficile procedere. Andiamo avanti con la prossima diapositiva. Regione Lombardia ha definito i criteri e le linee guida per il riconoscimento dei musei già a fine del 2002 ed ha attuato una serie di riconoscimenti, direi ininterrotta, fino al 2018 e in questo processo, per ottenere il riconoscimento come museo, è stata richiesta la presenza di un servizio educativo strutturato, di spazi dedicati e di personale specifico e competente. Sono parole semplici, concetti chiari, ma sono fondanti per le attività di ogni museo. Adele Maresca ha ricordato come il termine educazione compare nella definizione stessa di museo e non si può disinteressarsi adesso. E noi ovviamente lo abbiamo applicato inserendo dei requisiti specifici. Andiamo avanti con la prossima diapositiva. Una tappa fondamentale è stata per questo percorso il codice dei beni culturali e del paesaggio, che nel 2004 ha prescritto che lo Stato, le regioni e gli enti locali dovevano definire i livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione dei beni culturali. Avanti con la prossima diapositiva. Questo percorso ha avuto anche dei risvolti normativi importanti, perché la nuova legge regionale di settore della Lombardia, che è una legge del 2016, ha proprio introdotto, nel rispetto di questo articolo del codice, il concetto di riconoscimento regionale, che prima veniva fatta non sulla base di una legge regionale, ma su una base di una semplice delibera che si rifaceva al decreto ministeriale del 2001 che ho prima citato. Proseguiamo. In questa diapositiva c'è un concetto fondamentale. Il riconoscimento non deve essere inteso come un fatto meramente burocratico, amministrativo, ma deve essere inteso come l'attribuzione di un'attestazione della qualità dei servizi offerti dall'istituto, in questo caso il museo, in merito a una serie di requisiti funzionali, tra i quali ci sono anche i servizi al pubblico. Andiamo avanti. Quindi questi requisiti per il riconoscimento sono stati definiti attraverso degli atti amministrativi che hanno sancito i livelli di qualità della valorizzazione. E il riconoscimento, attraverso la legge regionale di cui ho fatto cenno, viene esteso a tutti gli istituti e luoghi della cultura. Noi però in Lombardia finora l'abbiamo applicata soltanto ai musei e agli ecomusei, oltre che ai sistemi museali. Andiamo avanti. Ora, un atto anche altrettanto importante, perché definisce da parte del Ministero livelli uniformi di qualità e istituisce il sistema museale nazionale, data al 2018. Noi come Regione Lombardia, diciamo, riferendoci a questo decreto fondamentale, abbiamo adeguato i requisiti per il riconoscimento dei musei ai livelli uniformi di qualità stabiliti dal Ministero. Andiamo avanti. Quali sono questi requisiti? Nelle diapositive che seguono, ovviamente io ho esposto soltanto quelli che sono relativi ai servizi educativi. Riprendono i requisiti utilizzati fino al 2018, li declinano in maniera un po' diversa. Vedete innanzitutto che si richiama la necessità per i musei di garantire l'organizzazione di attività educative e di attività culturali coerenti col proprio programma, e poi che siano presenti nei musei anche gli spazi che consentono di realizzare queste attività educative, spazi laboratoriali, spazi dedicati, eventualmente che possano essere condivisi anche con altri musei.
Inoltre, un requisito che in precedenza non era presente è quello che stabilisce che i musei devono anche predisporre piani annuali delle iniziative, con indicazione del pubblico cui sono rivolte, quindi dei vari target, nonché degli interventi di riallestimento eventualmente previsti. Andiamo avanti. L'aspetto del personale ovviamente è un aspetto assolutamente nodale. Senza personale qualificato, nessun servizio può essere organizzato in maniera efficace, seria, competente. Prossima diapositiva. Nell'ambito del personale, requisito si precisa che deve essere assicurata la copertura delle seguenti funzioni. Io ho evidenziato quella della responsabilità dei servizi educativi insieme alle altre. Questo termine, la copertura delle seguenti funzioni, significa che questa funzione può essere coperta anche da una persona che svolge altri luoghi, e questo può ovviamente essere una criticità. Però vi assicuro che in un panorama complesso quale è quello dei musei di competenza regionale, che sono tutti i musei del territorio con eccezione di quelli gestiti dallo Stato, quindi collegati al Ministero, non è banale chiedere questa responsabilità e neanche chiedere una persona specificamente assunta o individuata per questo. È un primo passo, sicuramente si può fare di meglio e di più, però vi assicuro che la presenza di questa funzione tra le figure professionali prioritarie, necessarie, indispensabili per ottenere il riconoscimento come museo, non è cosa da poco, non è cosa che ha poco significato. Procediamo. In questa seconda parte dell'intervento io rapidamente parlerò degli aspetti legati alla gestione dei servizi educativi dei musei lombardi. Silvia mi aveva chiesto di fare una ricognizione precisa su lo stato della questione. In realtà i dati di cui noi siamo in possesso devono essere aggiornati in gran parte, perché li abbiamo aggiornati per i musei che sono stati oggetto di riconoscimento recente. Gli altri musei riconosciuti in precedenza dovranno assoggettarsi al monitoraggio che avverrà nella seconda parte di quest'anno, e quindi mi spiaceva dare un dato che non fosse totalmente aggiornato. Parlo di un panorama di quasi 200 musei riconosciuti, di cui più della metà sono riconosciuti come museo. Quindi sono andata a vedere la nostra banca dati qual è il panorama a cui ci troviamo davanti. In alcuni casi abbiamo una gestione diretta del servizio educativo, quindi con il responsabile del personale interni al museo. Non sono molti questi casi, perché ovviamente è impegnativo garantire un organigramma dei servizi educativi. In altri casi il responsabile è interno al museo, mentre gli operatori sono esterni e sono individuati o con gare, con selezione, con incarichi diretti in vario modo. In altri casi ancora il responsabile è il funzionario, ad esempio all'interno di un comune, che si occupa dei servizi culturali del comune, di tutto il comune. Quindi chiaramente in questo caso non dico che sia una criticità enorme, ma è chiaro che è un funzionario che ha tante funzioni diverse, tra cui quella di sovrintendere il servizio educativo del museo. Andiamo avanti. In altri casi l'affidamento esterno del servizio educativo è totale, resta all'interno del museo il controllo e la verifica, che sono in capo al conservatore, che tra le tante altre funzioni ha anche questo. C'è un altro caso che mi interessa porre alla vostra attenzione, che è quella della condivisione del responsabile dei servizi educativi all'interno di un sistema museale locale. In questo caso è un professionista, che è il medesimo per tutti i musei del sistema della rete territoriale, che quindi però, cioè, chiaro che il sistema è abbastanza complesso da gestire, però questo consente anche di organizzare attività in rete, attività condivise, anche magari di poter condividere degli spazi. Quindi io lo vedo come un'opportunità, specie per musei di piccole dimensioni. Ci tengo a dire che resta assolutamente centrale
la verifica e il controllo della qualità del servizio erogato nel caso in cui ci sia questo affidamento esterno. Quindi affidare all'esterno non significa non occuparsi dei servizi educativi del museo, tutt'altro, significa monitorare che questo servizio sia comunque garantito ed abbia dei livelli di qualità elevati. Andiamo avanti, mi avvio rapidamente verso la conclusione. Nelle prossime slide volevo evidenziare come la Regione poi ha cercato di supportare le attività educative dei musei attraverso i bandi di finanziamento annuale, i bandi nei quali i progetti educativi sono tra i progetti che la Regione può finanziare e tutti questi anni abbiamo sostenuto tanti progetti, non solo rivolti al mondo della scuola, a diverse categorie di pubblico, compresi i pubblici con disagio, progetti che contribuiscono anche all'educazione e alla cittadinanza consapevole. Andiamo avanti. Qui sono un po' di dati su cui non voglio dilungarmi. Ci tengo però a dire che quando facciamo i bandi, la richiesta di finanziare progetti educativi è sempre molto elevata e questa è una scelta di campo perché il museo sceglie di chiedere alla Regione il cofinanziamento su un progetto educativo piuttosto che su un altro ambito, quindi dimostrando che queste attività stanno molto a cuore ai musei e nello stesso tempo sono richieste dal pubblico che li frequenta. Andiamo avanti. Devo dire anche che sul totale dei progetti presentati una buona parte sono progetti educativi e in genere una percentuale elevata viene cofinanziata. Ciò significa che tutto sommato sono progetti di qualità che emergono rispetto ad altre tipologie di progetto. E anche quest'anno, all'inizio del 2021, quando sappiamo appunto le difficoltà dei musei sono tantissime e in moltissimi ambiti, il nostro assessore ha organizzato una giornata per ascoltare, una giornata di ascolto delle necessità dei musei e degli operatori e l'emergenza di sostenere i progetti educativi è risultata evidente ancora una volta, non era diverso da quello che ci saremmo aspettati, ma ovviamente mi fa piacere sottolinearlo. Andiamo avanti. Poi cerchiamo di valorizzare i progetti educativi dei musei attraverso il nostro sito, procediamo rapidamente perché vedo che il tempo scorre veloce, quindi sul nostro sito c'è una sorta di storico delle attività che noi educative dei musei che abbiamo finanziato che ci piace divulgare anche perché altri musei possono interessarsi e riproporle magari in forma abbastanza simile. Ma veniamo all'ultima diapositiva, alla prossima. Andiamo avanti rapidamente perché in questo caso mi sembra di non avere molto tempo per sottolineare queste che sono azioni di comunicazione dell'attività educativa dei musei fatte attraverso lo strumento dell'abbonamento musei. Ma procediamo. Ecco, chiudo questo mio veloce intervento con alcune ipotesi di lavoro che riprendono anche alcune suggestioni che Silvia Mascheroni ha già evidenziato e queste sono ipotesi che abbiamo condiviso nel 2020 prima che succedesse tutto quello che è successo. Sicuramente dal nostro punto di vista bisogna lavorare e riflettere sull'esternalizzazione del servizio educativo e su quanto sia fondamentale nella misura in cui il museo non è in grado di gestire all'interno questo servizio, faccia le opportune verifiche e non se ne disinteressi mai, ma anzi continui a monitorarlo perché sia sempre costantemente un servizio di elevata qualità. Bisognerà poi continuare a ragionare per aggiornare il profilo del responsabile del servizio educativo, ma su questo Silvia Mascheroni ha detto tutto, tantissimo e molto meglio di quanto possa fare io. Ragionare sui nuovi pubblici, perché non ci stancheremo mai di ripetere che il servizio educativo non è la sezione didattica per le scuole, il servizio educativo ovviamente si rivolge alla complessità e alla numerosità dei pubblici del museo. E in ultima istanza occorre, a mio parere, ragionare su quali sono i linguaggi che caratterizzano in questo momento particolare l'educazione e la mediazione perché possano davvero rispondere alle esigenze della contemporaneità e di una contemporaneità che è cambiata
enormemente e che non potremo esimerci dall'affrontare e dall'analizzare con sempre maggiore attenzione, energia e competenza. Grazie. Grazie a te moltissimo. Ci hai restituito uno spaccato estremamente importante e significativo. Mi sembra proprio che una possibile prospettiva sia quella di lavorare sempre di più nella rete, con la rete e con i sistemi, quindi pensare in modo strategico a come e quanto questa figura del responsabile dell'educazione possa soprattutto in quei territori museali caratterizzati da presenze importanti di musei del territorio, musei di prossimità, musei civici, costruire appunto un progetto educativo condiviso, così come il fatto di mettere, riuscire a istituire, istruire dei bandi a sostegno dell'educazione e al patrimonio dei progetti educativi, nonché continuare a sostenere anche delle pratiche di aggiornamento dei seminari Regione Lombardia negli anni 2000, ma anche più recentemente, ha anche sempre promosso degli incontri molto importanti di aggiornamento. Adesso invece passo la parola a Emanuela D'Affra, appunto direttore della Direzione Regionale Musei Lombardia, e lascio a lei la parola e mi metto in ascolto. Grazie Silvia, io sono molto contenta di essere qui oggi a ragionare con voi su un tema che mi sta molto a cuore, perciò oltre che a te ringrazio Adele Maresca Compagna e Lucia Pini. Io non ho seguito esattamente la consegna che mi era stata data, vi parlerò del tema educazione museale a partire dalla Direzione Regionale Musei Lombardia che dirigo dal 2019. Parto dunque da una situazione specifica, molto circoscritta, che però mi permette di traguardare temi più generali, individuando, ed è quello che cercherò di fare, luci ed ombre. E per questo mi sono valsa della sapienza delle canzonette. Spero che voi vediate il mio schermo. Ho preso come mio Virgilio Jovanotti, partendo da questa frase di una sua canzone, perché credo che non si possa immaginare un percorso vero di crescita, un percorso effettivo, se non avendo chiari quali sono gli scogli, le difficoltà da affrontare. Per questo io penso positivo, come tutti noi, altrimenti non faremmo questo mestiere, ma non vuol dire che non ci vedo. Non riesco a fare andare avanti le slide. Non so se Fabrizio ti può aiutare, io purtroppo non sono... No, vediamo. Voi vedete il mio schermo intanto? Benissimo, sì, si vede. Adesso sembra terminata la condivisione, forse andrebbe riproposta. Io credo che ci sia un problema perché vedo che la dottoressa D'Affra è uscita. Beh, comunque basta andare su Vista, sul suo computer dove c'è Abilita. Allora lei deve decidere o abilità. Sì, non è più online, il punto è questo. Adesso la ricontattiamo.
Silvia Adele Lucia, se si protrae l'assenza, posso casomai invece fare io adesso, aspettando che si sistemi Emanuela. So che l'ordine aveva una sua importanza. Stavo pensando, se vuoi incominciare, Alessandra. Va bene, allora faccio io aspettando Emanuela, così almeno so che con questo spezzo il ritmo e il disegno pensatissimo di Silvia per questa sessione, però mi sembra che così, visto che il tempo è già tiranno. Allora, condivido il mio schermo, però se riesco, non ero prontissima perché non era... Eccoci qua. Provo. Vediamo se riesco, però devo arrivare a una nuova, questo, lo vedete? Adesso ti vediamo, sì, okay, non sei ancora in modalità presentazione, ma... Adesso dovrebbe essere anche in modalità presentazione. No, noi vediamo una cartella, dottoressa, dovrebbe condividere l'intero schermo e non una sola applicazione, grazie. Allora, annulla, ci riprovo... Sì, perché credo che abbia condiviso solo un'applicazione in questo caso. Ho provato, sì. Un attimo solo, provo a... Allora, interrompo e ricondivido lo schermo intero, così avrete la gioia di vedere la confusione che regna sul mio desktop. No, me ne vergogno molto, ma va così. Eccoci. Va benissimo, lo vediamo, grazie. Allora, io faccio un salto di passaggio logico perché appunto la parte di Emanuela avrebbe dato molta chiarezza anche più al senso di quello che sto per dire io, ma confido che lo recupererete. Io sono una storica dell'arte e in questo momento sono presidente di Fondazione Fitzcarraldo, però diciamo che ho un lungo passato in cui ho a lungo accarezzato l'idea di diventare un educatore. Un'educatrice del patrimonio, e questo perché la storica dell'arte, come penso molti di voi se siete finiti a fare questo mestiere, ho presto capito che il mio amore vibrava sia davanti a un'opera, ma molto di più quando ero insieme a qualcun altro davanti a un'opera e capivo che ci stava succedendo qualcosa. Quindi la dimensione relazionale per me è sempre stata il fulcro, e la mia prospettiva è quella di chi si occupa di partecipazione culturale, quindi di processi di audience development. È importante saperlo perché ognuno ha una sua prospettiva su questi temi e mi preme che voi sappiate la mia, in modo che sia chiaro anche a nome e per conto di cosa parlo. Partiamo dal presupposto che non abbiamo un problema solo in quanto educatore del patrimonio, ma abbiamo anche un problema in generale, e il problema è che la partecipazione culturale è drammaticamente diversa, ineguale e sostanzialmente bassissima. I colori più scuri che vedete sono quelli in cui il tasso di partecipazione culturale è inferiore al 65%. Quindi immaginatevi, in tutti questi paesi circa metà della popolazione non accede a nulla, quindi diciamo c'è un problema, ed è un problema di partecipazione ed è sostanzialmente un problema di democrazia. Ora, questo problema lo abbiamo sempre avuto, non è che non si parlasse di democratizzazione della cultura negli anni 50, quando le prime politiche culturali sono nate e i musei hanno cominciato ad attrezzarsi, a disegnarsi attorno a questi bisogni. Però di fatto non li abbiamo risolti e oggi le cose sono cambiate in modo radicale, e da almeno 20 anni si parla di audience development, come cioè in realtà di ampliamento della partecipazione culturale nei termini di ampliamento del pubblico per le organizzazioni che la cultura la fanno, la promuovono, la producono, eccetera, non solo certo i musei, e se ne è cominciato a parlare perché le cose erano cambiate in modo radicale, ovviamente cambiamenti anche di ordine tecnologico, di ordine sociale, di ordine politico enormi. Le istituzioni di cui noi siamo figli e che oggi sono quelle che danno la forma ai musei di oggi nel mondo, sono nate molto tempo fa per rispondere a bisogni sociali e a strutture sociali completamente diverse da quelle di oggi. E quindi difficilmente sono nate, anzi, non sono quasi mai nate attrezzate, a parte gli ecomusei, in qualche modo per essere al servizio di comunità fluide nei loro cambiamenti. E
Già prima del Covid il pubblico era cambiato radicalmente. Questa è una campagna di comunicazione famosissima del Met di oramai, non so, 10-15 anni fa, forse il 2009. È cominciata a nascere l'idea, che era assolutamente inconcepibile prima, di pubblico in relazione a un'opera, anche in qualche modo, in modo che poteva, e che per qualcuno è ancora, diciamo così, oggetto di turbamento. E questo perché si desacralizza l'oggetto, che è l'oggetto del nostro studio, quello in cui siamo cresciuti, presumibilmente se siamo qua, siamo tutti appassionati che vengono anche proprio formati ad una disciplina, che vivono nell'idolatria di quella disciplina perché è quello che li muove, no? Però in qualche modo questo passaggio era già avvenuto, perché è avvenuto dappertutto. Le persone entrano in relazione con gli oggetti, entrano in relazione con il mondo. Grazie anche alle rivoluzioni tecnologiche degli ultimi 20 anni, di fatto pretendono di avere qualcosa da dire sul mondo, e queste voci sono in larga parte inascoltate, e per le istituzioni che custodiscono dei patrimoni, questo ha cominciato a diventare un problema e un'opportunità, ma insomma non è stato accolto sempre in modo diretto. Ora il problema è ancora più ampio, come potete immaginare, perché dal momento che il pubblico ci è stato tolto, dall'oggi al domani, nel modo più brutale, con le conseguenze che Annalisa Cicerchia sottolineava anche nel suo intervento, chiedersi cosa siamo come musei, per chi esistiamo e in quali termini dobbiamo relazionarci a chi, senza pubblico è diventato finalmente importante. Prima, dietro al cosiddetto audience development, c'era la spinta della politica di avere numeri, sempre più numeri, e quindi sostanzialmente si veniva giudicati sulla capacità di far entrare più persone possibili nei musei. E questo significava anche, soprattutto, tendenzialmente fare a volte le cose giuste, cioè orientarsi verso il pubblico, ma per i motivi sbagliati sostanzialmente, che sono i motivi dovuti a finanziamenti che non hai se non hai anche risultati di pubblico, bigliettazioni che ti perdi se non hai anche entrate di pubblico, e questo ovviamente è un problema perché ha portato a fare le cose in modo sbagliato, cioè orientarsi all'ampliamento della partecipazione culturale in funzione strumentale, non perché ci importasse moltissimo di quello che facevamo succedere alle persone, volevamo solo che entrassero, averle per avercele. Quindi l'audience development come refrain è arrivato, cominciato verso la fine degli anni Ottanta come solo marketing, e di fatto è diventato priorità nella commissione, grazie ai lavori della Commissione europea e poi al fatto di essere entrata come priorità nell'ambito dei finanziamenti del principale programma di finanziamenti europei alla cultura, che era Creative Europe, nel 2014. E quindi improvvisamente un sacco di persone che già facevano cose straordinarie per l'inclusione, per la relazione, negli attività educative, facevano già cose meravigliose, hanno avuto finalmente qualcuno che diceva: oh, queste cose sono importanti, quindi possiamo spingere su questa, su questo tasto che nelle istituzioni è spesso, purtroppo, rimasto marginale. Cioè, prima di allora, noi nel 2009 abbiamo fatto una ricerca sui progetti educativi e i progetti di ampliamento della partecipazione culturale nella provincia di Torino, ed erano meravigliosi perché c'erano già un sacco di esperienze straordinarie, non solo certo in provincia di Torino, ma era pieno il mondo, l'Italia tantissimo, ma anche l'Europa. Però di fatto erano progetti. Qual è il problema di un progetto educativo? È un progetto, quindi inizia e finisce. Tu lavori come un matto per costruire una relazione educativa con qualcuno, che poi, finito il progetto, finiti i soldi, semplicemente viene lasciata cadere, perché non è considerato strategico da parte dell'istituzione, e questo era il grande problema. Quindi quello che noi intendiamo per audience development è un approccio strategico per migliorare l'ampiezza e la natura delle relazioni con i pubblici, e quando è fatto bene richiede moltissimo tempo, competenze, incluse quelle educative soprattutto, e molta onestà. È per noi una leva di cambiamento, perché si tratta, per come l'abbiamo interpretato all'interno dei gruppi di lavoro di cui ho fatto parte in questi anni, insieme a molti colleghi e colleghe italiani e non solo, è una leva di cambiamento, perché nel momento in cui tu consideri la responsabilità sociale che hai nei confronti delle persone, delle comunità che servi, il cui patrimonio tu custodisci per loro, automaticamente questo ti rende un'istituzione più aperta, meno autoreferenziale.
L'audience development di per sé come definizione ha tre obiettivi di fatto. Una è ampliare, quindi che più persone partecipino, e questo lo fa anche il marketing e va bene, siamo d'accordo, ed è quello che tutti vogliono, no? Perché nessuno ti dirà mai non voglio più persone in museo. È chiaro che tutti ti diranno sì, le voglio, ma a quale prezzo? Il secondo obiettivo è quello di approfondire la relazione con i pubblici esistenti, che significa dare più senso a quelle esperienze, che tornino, che trovino in quel luogo delle risorse di crescita personale e collettiva, e diversificarli, perché non dobbiamo dimenticare che quella stessa statistica sulla partecipazione culturale, se guardate i dati Eurostat, sono impressionanti, ma basta guardare quelli Istat per vedere in Italia. Fa ancora più impressione quando li si vede a livello europeo, perché si capisce che certo ci sono differenze tra noi e la Svezia, ma il problema è che ovunque le persone in povertà, con motivi di esclusione sociale di vari livelli, sono sempre assenti. Quindi noi abbiamo i pubblici e i non pubblici, e noi per loro dobbiamo lavorare anche e sempre. Quindi qual è il problema dell'audience development? Che significa sviluppare pubblici implica la trasformazione delle organizzazioni, non dei pubblici, da istituzioni chiuse a organismi relazionali. E questo è possibile solo se si riconosce la centralità degli esseri umani nei processi di negoziazione dei significati culturali, di cui torno a dire il museo è custode, ma non padrone. Ora, in questo mi direte, i servizi educativi, gli educatori sono il centro, perché sono gli unici all'interno del sistema museo che per loro natura, per natura della loro formazione e del loro lavoro, si fondano su relazioni, costruiscono relazioni, relazioni educative, fondate sull'ascolto. In questo, per questo, gli educatori sono la chiave essenziale perché qualunque processo di ampliamento dei pubblici possa in realtà avere luogo. Però la realtà è questa, che di fatto i musei si distinguono più o meno in tre famiglie rispetto alla loro relazione con i pubblici. Quelli che fingono che non esistano, oramai quasi non ce ne sono più. Qualcuno lo fa ancora, magari perché se lo può permettere, magari perché non prende finanziamenti pubblici e agisce in uno spettro del tutto differente, che quindi non, in qualche modo i suoi obiettivi culturali sono centrali e quelli di pubblico sono assolutamente marginali o quando non irrilevanti. Un tempo erano tutti così. La maggior parte dei musei purtroppo agiva così, non che non avesse all'interno persone che invece li volevano e li guardavano, di solito e sempre educatori. Ma di fatto, se guardi il bilancio di un museo, questo è quello che ti dice quanto è importante la parte educativa. Quanti soldi ci sono sull'educazione rispetto a tutte le altre attività? Quella è una cosa che non mente mai. Al di là delle parole, tutti vorremmo più persone e le vorremmo più preparate e le vorremmo più felici, ma se poi non ci occupiamo di metterci le risorse, questo semplicemente non è vero, si chiama wishful thinking. Altri, che è la maggior parte di quelli di oggi, devo dire, li trattano come clienti e quindi usano leve di marketing, usano la comunicazione, qualcuno fa una programmazione un po' facilona, qualcuno anche senza la programmazione facilona, comunque di fatto li concepisce come qualcosa che arriva alla fine del processo culturale e quindi se poi le persone non vengono, è colpa di quello che ha fatto comunicazione, è colpa di quello che ha fatto marketing, non è mai colpa di nessun altro, perché arrivano il pensiero sulle persone, il pensiero relazionale arriva alla fine del processo. Altri invece qualcuno c'è e sempre di più e sono esperienze meravigliose, alcune delle quali vi sono state già mostrate e ce n'è talmente tante che tradirei parlandone, si interessano realmente alle persone per le quali lavorano e costruiscono sistemi di relazioni stabili e fluidi con le persone per le quali lavorano. Li guardano, sanno chi sono, li conoscono, ci parlano, li ascoltano, si preoccupano di qual è il valore generato per loro. Quindi esistono, la buona notizia è questa. Ora, prospettive, giusto per dire come funziona normalmente, qual è l'approccio all'interno dei musei, ma di qualunque istituto culturale e perché è difficile risolverlo da soli come educatori, da soli come comunicatori, da soli come curatori o da soli come responsabili del marketing. Il problema è lo stesso, da soli non ce la si fa. E questo perché? Ve lo racconto attraverso una brevissima storia. Questa è la storia di John Brown, un signore che di lavoro fa il macchinista, che dichiara apertamente e senza vergogna che a lui non piace la musica classica, ma potremmo dire l'arte antica.
La risposta degli artisti e dei curatori davanti a questa affermazione che ci lascia sempre turbati, a me non piace, no, non è che non gli piace, è che non le insegnano a scuola. Quindi ovviamente lui questa cosa non la sa perché non è mai entrato in contatto, quindi non ha la formazione per comprenderne il valore. Il problema è che lui non ha gli strumenti perché nessuno glieli ha dati. E quindi è colpa della scuola, del sistema, del governo, di quant'altro. Al che John Brown risponde, eh no, scusate, non è che è perché sono ignorante, è proprio perché non mi piace, cioè non mi piace l'arte antica, e cosa vi devo dire? Che non mi interessa, non è che non ho gli strumenti, perché mi dovete dare dell'ignorante? Il responsabile marketing invece risponde a modo suo e dice, ma no, è chiaro che non è colpa sua, dobbiamo solo trovare le leve giuste, gli diamo il biglietto gratis che viene con sua moglie, gli mettiamo un evento al sabato e gli permettiamo, poi dopo gli facciamo fare un po' di marketing relazionale per darci dei feedback, una volta che riusciamo a portarlo qua, sicuro che arriva, basta gli facciamo la comunicazione dei posti giusti solo perché non sa che esistiamo, ma vedrete che poi gli piace. A che John Brown risponde ancora una volta, non so, insisto, non è che io non so dov'è il museo con l'arte antica, è che proprio non mi interessa. E poi arriva l'educatore, quello che in ginocchio sui ceci arriverebbe nell'ultima periferia più disastrata del pianeta pur di trovare quel ragazzino che è convinto di poter aiutare. L'educatore è portatore del desiderio della relazione. Gli educatori vivono di sogni. E questo è quello che li rende così straordinari, perché di fatto l'educatore dice no, ma non è certo, A non è colpa sua, B non è solo questione di prendergli, è che tu devi dargli un'esperienza significativa, quindi quando è qua tu devi trovare il suo linguaggio, il suo stile di apprendimento e condurlo piano piano in un viaggio che lo porterà ad avere un'esperienza positiva e ad apprezzare il nostro patrimonio. Al che John Brown reagisce per la terza volta e dice io mi sono scocciato, perché non è che ho il mio stile di apprendimento, è che a me l'arte antica non piace. Vado a vedere quelli di arte moderna, per esempio, vado ai concerti che mi porta, ma l'arte antica proprio non mi parla. E da ultimo arriva il giornalista, l'opinionista, di solito quello oppure quello che si occupa di comunicazione, che dice, eh no, però per forza, ha sempre ragione John Brown, il problema siete voi, è che uno entra nel museo che gli sembra di entrare nel tempio, se voi cominciate a vestirvi un po' più casual, a mettergli una caffetteria più simpatica, gli permettete di farsi selfie davanti alle opere e vi togliete quell'aria musona delle guide che stanno così o dei custodi che stanno così, vedete che se uno quando entra non si trova al muro, finalmente apprezzerà, ma siete voi che vi dovete sciogliere perché siete troppo elitari. Ora il problema è che non ha ragione nessuno e che invece hanno drammaticamente ragione tutti. Ognuno però dà una sua risposta disciplinare, che è solo una fetta della risposta. O questa cosa la si fa insieme e contemporaneamente e con lo stesso obiettivo, oppure non si riuscirà mai a parlarsi. I marketer saranno sempre quei poveracci che vogliono solo vendere biglietti e non gli importa nulla della qualità, del senso, dell'impatto di quello che si fa, perché loro vedono solo i numeri. I comunicatori idem, perché vogliono avere il feedback. E gli educatori non importa niente di della rilevanza o di come andarli a prendere, eccetera. Per loro è importante averli lì e costruirgli un'esperienza di senso, ma non si chiedono come andarli a trovare, quale prezzo mettere il biglietto, eccetera, perché non è il loro lavoro. E quindi qual è il vero problema? Che tutti insieme, e solo tutti insieme, si può raggiungere quell'obiettivo, se no ognuno continuerà a fare la sua piccola parte. E gli educatori in questo sono chiamati ad una missione altissima perché sono gli unici che nascono relazionali rispetto agli altri profili professionali che operano in museo. E quindi ovviamente sto facendo delle generalizzazioni? Assolutamente sì. È pieno di curatori intelligentissimi che sono stati anche educatori o anzi che magari lo sono, come è pieno di gente che fa marketing ma in realtà è uno storico dell'arte che si è ripiegato su quello e si emoziona davanti a tutto. Cioè sto ovviamente facendo così, diciamo, un po' una generalizzazione, però vi assicuro che nella sostanza è molto vera. Anche con le migliori intenzioni siamo dentro i nostri silos, però se le discipline vanno per silos, i problemi invece, cioè la vita reale, è organizzata intorno a problemi, non intorno a discipline. E se il nostro problema è come rendere le persone più partecipi, questo è quello che dobbiamo cercare di fare con tutti i mezzi. La realtà del tutti insieme è che spesso i servizi educativi non sono affatto considerati, anche dalla diversità che ci ha mostrato Maria Grazia Diani, anche soltanto in questo percorso, ci dice che l'educatore raramente è nella posizione per fare questo, raramente viene consultato prima
di decidere una programmazione, di capire la disposizione dell'opera, perché viene assolutamente messo dopo, di capire quali narrazioni possibili. Se è fortunato, è lì che aspetta, trepido, che gli arrivi il precatalogo, così almeno saprà di cosa parla quella mostra e almeno potrà cominciare a concepire un processo educativo. Quindi, dentro, difficile e raro. Fuori, e qui chiudo, mettersi in proprio. La realtà dei fatti è che, purtroppo, i servizi educativi non sono centrali per i musei. Lo sono a parole, ma ancora una volta non lo sono a fatti, perché se ancora siamo qui dopo 20 anni, 30 di lavoro indefesso, qualificato, profondo, che è stato fatto fino ad oggi per questo, c'è una resistenza che non è solo politica o economica, è una resistenza culturale. E oggi questo significa che o avrete la possibilità di lavorare all'interno di un'organizzazione, e quindi insieme all'organizzazione di costruirne il peso specifico anche della parte educativa, oppure vi dovrete mettere in proprio. La buona notizia è che mettersi in proprio non è sempre il male assoluto. Ci sono numerosi esempi di cooperative, associazioni che si sono messe a lavorare in modo estremamente proficuo, solo che ovviamente questo fa sì che primo, bisogna acquisire nuove competenze, perché mettere in piedi qualcosa richiede competenze, competenze che non vi sono date da umanisti e neanche da educatori. Richiede di sviluppare un'attitudine al rischio, ma un rischio assunto e vostro, non subito, perché venite costantemente chiamati alla bisogna quando vogliono, se ci sono i fondi e quando il progetto educativo sarà approvato. Significa pensare divergente, perché ragionevolmente non vivrete solo di mediazione o di attività educative su un dato patrimonio, ma dovrete inventare soluzioni a problemi che sono i problemi più spesso della scuola, che sono i problemi di altri educatori che lavorano in altri frangenti o che sono problemi sociali rispetto ai quali voi potete mettervi come intermediari grazie al fatto che voi avete il sapere esperto di quella disciplina. Dovrete sapere con chi lavorare e costruire fiducia, non potrete farlo da solo. Quindi servizi sociali, servizi educativi, altre cooperative, enti pubblici, enti privati, cioè a tutto tondo. Entrare in relazione con la comunità significa anche stringere alleanze e costruirvi piano piano una nuova e spesso traballante sostenibilità. È inutile dire che si può diventare ricchi con questo, perché, come credo vi avrebbe detto anche Emanuela D'Afra, difficilmente sarà così. Però anche godersi la libertà, mettersi in proprio non è solo la disperante via di fuga dalla, così, dalla stasi del sistema. Spesso pubblico, cronicamente sottofinanziato, che se potesse se li prenderebbe pure gli educatori, ma non gli danno i fondi. Può anche significare inventarsi qualcosa di nuovo. Io non sono qui a fare la, diciamo la, come dire, oh, scusatemi, sono stata a camera spenta tutto il tempo. Non sono qui a fare la così celebrazione dell'impresa, perché proprio non sono il tipo e proprio anche no. Trovo che sia un grande fallimento del sistema pubblico. Però è anche vero che in questi anni ho visto fiorire là negli interstizi, là dove non era possibile andare per le vie maestre, esperienze meravigliose. E voi potreste essere quelle esperienze, con fatica, ma nella posizione anche di esercitare una creatività e un'intenzione sociale che non sempre a chi lavora all'interno delle istituzioni è dato di esercitare. Ho tirato lunghissimissimo, pardon. No, tutto molto bene. Grazie mille perché, come al solito, hai saputo coniugare uno straordinario pensiero critico molto riflessivo, non risparmiandoci nulla del dato di fatto, del dato di realtà, ma aprendo anche a delle prospettive, anche delle riflessioni. Penso che anche Adele, come dire, abbia ascoltato come sempre con grande attenzione, perché ovviamente ci riguarda molto da vicino questo fallimento dell'istituzione pubblica e dei musei rispetto ai servizi educativi e tragicamente non posso che in parte condividere, perché ovviamente è una storia che mi riguarda molto da vicino.
Chiedo a Emanuela D'Afra di palesarsi, così vediamo se c'è. Emanuela. Allora, sì, ci sono, scusatemi, io andavo avanti, ho praticamente fatto il mio intervento da sola, senza rendermene conto. Così ho anche saltato per metà quello di Alessandra. Sarò velocissima, se avete pazienza. Adesso condivido il mio schermo, datemi un feedback, ditemi se si vede. Si vede, Si vede? si vede. Pensiamo Ok. positivo. Allora, salto i ringraziamenti perché non è più tempo, sapete che vengono dal cuore. Io vi parlerò, tradendo un po' con la consegna che mi aveva dato Silvia, del tema educazione museale a partire dalla Direzione Regionale Musei Lombardia, che dirigo dal 2019, da una situazione specifica, dunque, che mi permette però di traguardare dei problemi e dei temi più generali, individuando luci ed ombre. Per questo, ho messo in incipit la saggezza delle canzonette, assumendo come Virgilio ideale Jovanotti, perché credo che non si possa immaginare un percorso di crescita vero, effettivo, se non avendo chiari quelli che sono gli scogli più impervi che abbiamo davanti. Per questo io penso positivo ostinatamente, ma non vuol dire che non ci vedo. Cosa vedo? I musei della Direzione Regionale Musei Lombardia sono 12, alcuni sono portaerei in senso numerico e di notorietà, i due di Sirmione o il Cenacolo Vinciano, altri invece sono minuscole realtà perse nelle montagne lombarde. Il Museo di Civitate Camuno, nell'anno di gloria 2019, ha fatto poco più di 6.000 visitatori, tanto per dare un ordine di grandezza. Questo è il primo dato di realtà, 12 musei molto diversi l'uno dall'altro. L'altro dato di realtà è il personale. Su 12 musei le persone che ci lavorano sono 80, la maggior parte dei quali 56 personale di vigilanza. Il resto sono divisi, come vedete nella slide, amministrativi, comunicazione, storici dell'arte, archeologi, architetti. Tra questi, all'interno di questi, dovete considerare che ci sono i sei direttori dei musei, dei singoli musei, così come è prevista nell'organizzazione ministeriale. Altro dato di realtà, le risorse da bigliettazione. Come tutti i musei statali non autonomi, noi abbiamo dal Ministero sostegno per il pagamento degli stipendi e cose di questo genere, poi possiamo trattenere una percentuale dei biglietti che guadagniamo per lavori, manutenzioni e attività differenti. Vi ho riportato i due dati, 2019, che è stato un anno straordinario per tanti versi, con oltre 6 milioni di euro di incasso, che in parte appunto lasciavamo al Ministero, e la riduzione al 30% del 2020. In questa situazione, con 12 musei e che un così poco staff, ci stiamo strutturando secondo la forma che vi ho sintetizzato in qualche modo, piuttosto che strutture gerarchiche, ciascuna in sé autonoma, come è in filigrana nell'idea del museo, ciascuno con il suo direttore, piuttosto una galassia di musei al centro, attorno alle quali ruotano una serie di servizi funzionali a tutti, trasversali, che vanno dall'ufficio tecnico all'amministrazione, appunto alla educazione e ricerca. Sui servizi educativi mi fermo rapidamente. La Direzione Regionale Musei Lombardia è un istituto giovanile,
Benissimo, nasce col nome di Polo Museale nel 2015, raccogliendo e sotto questa dicitura musei tutte le strutture museali piccole affidate prima alle soprintendenze. Strutture museali che non avevano uno staff articolato. Il servizio educativo nasce nel 2019, se ne occupano tre persone, due storiche dell'arte, tra l'altro contemporaneiste, e un architetto. Con una divisione dei compiti, articolata in senso geografico. I musei sono sparsi per tutta la Lombardia, una si occupa dell'area del Garda e della montagna, l'altra della Val Camonica e della pianura. Si tratta però, vi dicevo, di storiche dell'arte contemporaneiste che non avevano nessuna preparazione specifica sul tema servizi educativi. Perciò la prima azione che è stata fatta è stata quella di organizzare, proprio perché convinta che la funzione educativa è centrale e cruciale nel museo, una serie di corsi destinati al personale interno. Non solo al personale dei servizi educativi, ma ai funzionari della comunicazione, agli architetti e ai direttori dei musei. Il primo, tenuto da Silvia Mascheroni, è destinato anche al personale di custodia che lavorava nei servizi educativi per spiegare l'ABC, della costruzione di un progetto educativo. Il secondo, sull'attenzione ai pubblici, tenuto da Giovanna Brambilla. Questo perché? Perché il dilemma internalizzare o esternalizzare in realtà per la Direzione Regionale Musei Lombardia, così però come era stato a Brera nei 25 anni dove, durante i quali vi ho lavorato, è un dilemma falso. Non è possibile con i numeri che vi ho descritto prima, pensare a una gestione totalmente interna. È fondamentale però, e lo dico dalla parte dell'istituzione, che la cabina di regia, le scelte metodologiche, politiche di indirizzo siano fatte all'interno. Quindi l'idea è stata quella di creare un'alleanza tra le persone interne incaricate di seguire questa porzione cruciale e le persone esterne che di volta in volta erano chiamate a collaborare, approfondire e poi condurre molto spesso le attività. Attività che abbiamo diversificato, in questo momento è tardissimo, non sto a declinarle, sottolineo solo l'ultimo punto della slide. Abbiamo lavorato col mondo della formazione, con stage e master, perché è stata una straordinaria occasione, non tanto non solo di formazione per i ragazzi che venivano presso il nostro istituto, ma per il personale dell'istituto. Guidando e seguendo era un'opportunità eccezionale di crescita e di formazione. Questo panorama molto rapido permette di vedere alcune criticità che sono anche nodi che dovremo occuparci di sciogliere. Alcuni sono specifici della Direzione Regionale Musei, la fragilità dell'organico che è diffusa, ma da qui da noi è particolarmente drammatico. Dall'altra, competenze da costruire. Altre criticità invece sono strutturali, legate a scelte centrali sulle quali riflettere. Prima di tutto la struttura e il modello organizzativo della Direzione Regionale Musei, perché ripropone, e lo si vede anche dai livelli minimi di qualità proposti all'interno del sistema museale nazionale, viene riproposta in una realtà come quella che vi ho descritto il modello del museo autonomo, che ha un assetto organizzativo, di personale, finanziario
assolutamente differente. Quindi questo è il primo tema su cui lavorare. L'altro è quello del reclutamento del personale. Nei musei statali in specie, ma pubblici in generale, i concorsi si fanno per discipline: architetti, archeologi, storici dell'arte, in alcuni casi specifici per ambito professionale, i restauratori, i comunicatori, anche in questo caso senza avere mai attenzione al contesto specifico. Per esempio, noi abbiamo 4 restauratori, ma nessuno specializzato in reperti archeologici, quando la grande maggioranza dei nostri musei sono di quella tipologia. Allora, queste sono le criticità. Vediamo gli aspetti positivi, facendoci sempre guidare da Jovanotti. Penso positivo perché credo alcune cose. Non mi soffermo sulla centralità della funzione educativa. Siamo tutti d'accordo, altrimenti non saremmo qui. Ma lo è ancora di più dopo quest'anno e mezzo di chiusura. Altro elemento che mi fa pensare positivo: il modello che noi stiamo sperimentando di lavoro in rete all'interno dei nostri 12 musei, che è proprio delle direzioni regionali musei, è il migliore per tutti coloro che vogliono mettere davvero al centro l'accoglienza, la capacità di guardare al di fuori delle mura del museo, la necessità di confrontarsi con i pubblici. L'altro elemento positivo, paradossalmente, è il fermo, almeno temporaneo, della domanda di fruizione turistica generalizzata, perché apre, per forza di cose, un ambito straordinario di sperimentazione, anche con il territorio, e lo vediamo moltissimo in musei piccini come quelli che sono affidati alle direzioni regionali musei. Infine, è una prova di realtà creare modelli di gestione dei servizi educativi misti che superano la dicotomia che vi dicevo finta tra internalizzazione ed esternalizzazione, soprattutto in realtà molto piccole. Noi abbiamo sperimentato progetti pensati con cooperative, in parte sostenuti da noi, in parte, soltanto in parte, pagati dal pubblico direttamente alle cooperative. L'altro elemento positivo è l'attenzione che si sta ponendo da più parti sul visitatore come soggetto attivo. È una conseguenza del lavorare in rete. Bisogna progettare insieme ai destinatari, costruendo qualcosa che rappresenti anche le esigenze del pubblico, ed è radicata fortemente nel territorio di riferimento. Alessandra parlava della necessità delle alleanze. Io sottolineo che non si devono temere le alleanze. Ci si deve alleare con chi fa cose diverse da noi, ci siamo alleati con il FAI, ci si deve alleare con chi lavora sul nostro stesso territorio, ci siamo alleati con Fondazione Brescia Musei, perché è soltanto in quest'ottica che si può arrivare a costruire qualcosa di duraturo ed effettivamente utile. Da questi chiaroscuri ne emerge, e concludo, un'agenda fondamentale per tutti noi e anche per ICOM. Primo, con buona pace delle carte delle professioni museali, dei proclami, nei musei la professione dell'educatore non è ancora prevista e non lo sarà fino a che non sarà riconosciuta
la specificità formativa e di conseguenza ci saranno dei processi di accesso dedicati. Per diventare funzionario della comunicazione devi avere seguito un percorso specifico. Non esiste il concorso per educatore museale. Altro tema, per i musei piccoli è miope, ripeto, riproporre il modello gestionale autonomo con bilancio o lo scimmiottamento di questo modello che funziona per Uffizi, per il Colosseo. Si deve lavorare con grande attenzione su modelli proponibili per realtà piccole che lavorano in sinergia. Altro elemento su cui lavorare sono le modalità di introitare denaro. Noi non possiamo, come quasi tutti i musei pubblici, vendere i nostri servizi e di conseguenza nemmeno individuare formule creative di lavoro con operatori privati che consentano, per esempio, il sostegno di attività educative di qualità, dividendosi a metà i rischi e senza far ricadere, e questo è fondamentale, per intero il costo su visitatori che magari non possono o non hanno intenzione di sobbarcarselo. Infine, stare molto attenti all'impatto che possono avere su settori delicati come quelli dei servizi educativi, norme anche assolutamente legittime come quelle della trasparenza. I musei pubblici, le istituzioni pubbliche sono obbligate alla rotazione dei collaboratori. Rotazione in un campo come quello di cui stiamo parlando significa precariato, significa ricominciare ogni volta da zero, significa anche conduce all'insignificanza di quella figura professionale, che non è un punto di riferimento. Perciò occorre anche lavorare sulla declinazione specifica di alcune norme nate nel codice degli appalti, misurandole a quelle che sono le necessità vere del mondo dei musei. Concludo, visto che ho fatto tutto nel segno di Giovanotti, con l'ultima strofa di Io penso positivo. Cosa ci serve? La storia, la matematica, l'italiano, la geometria, la fantasia. Aggiungo però un altro elemento. In questo elemento il dell'educazione maestri, la banda larga, la capacità di connettere, perché in un mondo complesso dove vince la complessità, non sgidezze o specialismi, se la capacità di creare legami e connessioni. Finito. Grazie, Manuela. In realtà tu non solo non hai disatteso quello che ti avevo chiesto, ma l'hai saputo interpretare e restituire magistralmente. Tantissimi sono i temi che hai affrontato, è assolutamente cruciale il tema della formazione. Grazie per aver ricordato gli stage e gli studenti, gli allievi del master come risorsa reciproca, ma anche il tema della prossimità, che è come dire una parola chiave che esattamente in questo periodo poi soprattutto ci riguarda molto da vicino e ci fa riflettere. Non so se posso fare solo una battuta, cioè mi piacerebbe dialogare con Emanuela su tutti i punti interessantissimi che ha messo in evidenza, e anche sul modello che mi sembra estremamente interessante e replicabile che ha adottato nella sua direzione regionale. Volevo dire che sono d'accordo su tutto volevo anche richiamare una nostra recente lettera al Ministero della Cultura, che va in parte nella direzione che lei diceva, cioè
la necessità comunque di cominciare a riconoscere, a individuare questi nuovi professionisti, soprattutto l'educatore, responsabile dell'educazione, responsabile della comunicazione in parte già c'è, ma insomma il registrar e non so, è anche una figura trasversale coordinamento sui progetti del digitale, via dicendo. Concordo con quanto ha detto lei, ma che ha detto anche la Gariboldi sulle necessità di lavorare in equip, e quindi anche molto interessante l'idea di formare sulle singole tematiche non soltanto le persone che se ne occupano in senso stretto, ma tutto lo staff del Ministero a partire dal direttore. Insomma, ci sono tantissimi elementi che mi piacerebbe discutere con lei. Oggi non ce n'è forse il tempo, però vorrei sollecitare Emanuela ad avviare con noi poi una riflessione proprio più generale, che forse riguarda soprattutto, ma non soltanto il Ministero, sulle professioni e sull'organizzazione. Non so come possiamo poi risentirci e rimettere a lavorare sì. insieme, perché mi sembra prezioso l'apporto che lei può dare, e quindi consigli e quindi anche le proposte da elaborare insieme da parte di ICOM rispetto al Ministero, che devo dire per ora non ha manifestato un grande interesse al cambiamento da questo punto di vista, continua un po' a ragionare nei modi soliti, ma che già di fronte al, per esempio, al problema dell'accreditamento ha scoperto che la difficoltà di ricondurre la rispondenza ai requisiti richiesti, quindi che ragionano per funzioni e non per discipline, con dei professionisti che invece sono individuati secondo le discipline accademiche, la formazione accademica che hanno ricevuto. Insomma, scusate, forse sono un po' disordinata in questo intervento, non c'è tempo, ma vorrei dire che sarei molto interessata a proseguire questo dialogo con Emanuela, e le chiederei anche la sua disponibilità a lavorare maggiormente con ICOM per elaborare delle proposte insieme. Molto volentieri, molto volentieri. I contatti li abbiamo. Grazie Adele, dicevo che Emanuela ha aperto alle prossime tre testimonianze, perché l'altra parola chiave è rete. Fare rete è assolutamente fondamentale, creare alleanze, come diceva Emanuela, e quindi chiedo a Patrizia Verera di parlarci della rete, per l'appunto, dell'Associazione degli Orti Botanici. Grazie Patrizia. Ok, buonasera a tutti. Io non ho portato delle slide perché mi era stato appunto detto che forse non ci sarebbe stato modo. Rappresento in questo momento, come ha detto Silvia, la rete degli orti botanici della Lombardia, e mi sono messa una rosa al collo in modo che possiate ricordarlo, in rappresentanza di appunto un ambito museale che è un po' diverso da tutto quello che è stato un po' raccontato fino adesso. Silvia mi ha proprio così, mi ha fatto piacere che abbia invitato anche noi come musei scientifici in un insieme appunto di visioni che spesso sono molto sbilanciate sui musei d'arte, storici o archeologici, ma i musei scientifici sono molto, hanno un ruolo significativo, soprattutto nell'ambito dell'educazione. Mi vorrei mantenere proprio sul focus dei servizi educativi, anche se ho sentito tantissimi interventi e citazioni, insomma, delle colleghe che mi hanno preceduto, e su cui potremmo avere davvero tante cose da spiegare, raccontare, condividere sul ruolo dei musei orti botanici nella società, ruolo sociale, ruolo
appunto anche di riferimento in un momento storico dove i temi ambientali, ecologici per la, sono temi molto urgenti, però non ci addentriamo in quell'ambito, ma ci atteniamo un pochino ai servizi educativi. Io personalmente sono un'architetta, collaboro stabilmente con la rete degli orti botanici della Lombardia dal 2009, ma fin dal 2004 ho avuto a che fare con inizialmente l'orto botanico di Bergamo e la rete degli orti botanici era appena stata formata. Nel 2002 si è costituito questo gruppo informale, una rete informale di musei scientifici e orti botanici che avevano capito che forse stare insieme era meglio che stare da soli, proprio per fare insieme alcune delle cose che da soli divenivano molto complicate, come ad esempio la gestione dei servizi educativi. Ho visto prima nella presentazione di Maria Grazia Diani che è proprio del 2001 l'avvio della richiesta dei requisiti museali, e noi siamo appunto nati nel 2002 e piano piano gli orti botanici della Lombardia si sono adeguati agli standard e sono attualmente tutti o raccolte museali o musei riconosciuti da regione. Aderiscono alla rete degli orti botanici della Lombardia in questo momento 6 orti botanici che sono l'orto botanico di Bergamo Lorenzo Rota, che è del comune, quindi ha una gestione municipale, l'orto botanico di Brera a Milano, che è dell'Università degli Studi di Milano, l'orto botanico Città Studi, sempre del Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Milano, l'orto botanico di Toscolano Maderno, in provincia di Brescia, sul lago di Garda, tanto per ricollegarci, che anche lui è dell'Università degli Studi di Milano, ma del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, l'orto botanico di Pavia, dell'Università di Pavia, e l'orto botanico di Bormio, del Parco dello Stelvio. Sono tutte strutture molto diverse tra loro come gestione, ma appunto insieme cerchiamo di ottimizzare e devo dire che tante delle cose che ha riferito Emanuela Daffra prima le ho ritrovate nella nostra modalità di gestione. Salto alcuni passaggi, ma diciamo che i singoli orti botanici, no, devo dire prima, scusate, che nel 2009 ci siamo costituiti come associazione, quindi l'associazione Rete degli Orti Botanici ha una figura giuridica, è un ente autonomo dai singoli orti botanici che aderiscono, quindi i soci fondatori sono questi orti botanici, che sono enti pubblici, ma l'associazione si configura come ente privato, costituito da questi soci che sono enti pubblici, è un ente privato non profit. Questa cosa è molto importante perché permette all'associazione Rete Orti Botanici della Lombardia di gestire in modo molto più snello e semplice tutta una serie di dinamiche che il singolo ente pubblico, università, comune o parco nazionale farebbe molta fatica. E sto parlando della pagare gli educatori, fatturare alle scuole, organizzare eventi di formazione, organizzare anche eventi di divulgazione, mostre, tutta una serie di azioni che svolte come associazione Rete Orti Botanici della Lombardia rendono più semplice lo svolgimento delle procedure. Per quanto riguarda i servizi educativi, mi ritrovo su questa, come dire, mi viene in mente un quadro di Alighiero Boetti con le sue scritte che dice non parto, non resto. I nostri servizi educativi non sono internalizzati, ma non sono neanche esternalizzati, siamo in una formula un pochino strana. Gli educatori e le educatrici, anzi in gran parte educatrici,
sono libere professioniste formate che collaborano un po' con tutti gli orti botanici che aderiscono alla rete e singolarmente svolgono le loro attività sia con le scuole ma anche con il pubblico generico. Per quanto riguarda le attività che svolgono con le scuole, sono le scuole che richiedono ai musei o direttamente alla rete le attività che vogliono svolgere all'interno degli orti botanici, pagano alla rete degli orti botanici e la rete degli orti botanici periodicamente, adesso abbiamo una gestione trimestrale, paga le educatrici che svolgono le attività. Quindi l'attività operativa viene sostenuta dalle scuole o dai gruppi, ma come Rete Orti riusciamo a fare tutte quelle azioni che citava prima anche Manuela, e cioè ci occupiamo del coordinamento, della formazione, dello scambio di esperienze, della circuitazione delle educatrici, della progettazione delle attività. Questo ci tengo tanto a sottolinearlo, perché per noi ha un valore fondamentale la progettazione. Bisogna dedicarci tanto tempo, le attività vanno sempre riviste, adeguate e, nel tempo, anche perché il pubblico cambia, le generazioni cambiano, quello che facevamo 10 anni fa adesso non va più bene. Come facciamo come associazione a procurarci le risorse anche economiche per poter offrire alle educatrici, agli educatori questo servizio di formazione, aggiornamento, coordinamento? Partecipiamo ai bandi di Regione Lombardia che ha descritto prima Maria Grazia Diani, stendendo progetti che prevedono anche al loro interno corsi di formazione o sviluppo di attività educative, e in questo modo ci procuriamo come associazione, ci procuriamo i fondi per poter supportare i nostri musei aderenti in tutte queste attività di coordinamento e formazione. Ho fatto una veloce ripasso dei progetti e dei corsi di formazione che abbiamo realizzato nel tempo, e per esempio abbiamo organizzato un corso che si chiamava Conoscere il proprio pubblico, dove avevamo invitato Alessandra Gariboldi a spiegarci e a illuminarci su questo aspetto, oppure un corso che si intitolava Orti aperti al mondo, comunicazione, educazione e ruolo sociale, l'avevamo organizzato a Bergamo, e avevamo invitato Silvia Mascheroni, Maria Grazia Panigada, e quindi questa cosa mi fa molto piacere, perché si ritorna e queste collaborazioni sono state sempre molto proficue. Ho un altro corso sempre organizzato di formazione per gli educatori che si intitolava già nel 2016 Paesaggi culturali, didattica interdisciplinare e nuovi linguaggi, in cui abbiamo condiviso molto. L'ultimo è il più recente ed è l'interpretazione museale negli orti botanici, un corso molto molto interessante per gli educatori, in cui ne abbiamo formati ancora un po' con molto slancio e molto impeto. Si è concluso a febbraio 2020 con tante aspettative, e a marzo 2020, come sappiamo, ci siamo dovuti interrompere. Però diciamo che le parole chiave che mi sono segnate intanto che parlavano anche le colleghe sono state proprio la qualità del servizio, che per noi è fondamentale. Vogliamo proprio offrire un servizio di qualità alle scuole e al pubblico, è proprio per questo che vogliamo insistere con la formazione, con lo scambio e con la condivisione, perché tante delle educatrici circuitano nei vari orti botanici e musei.
la crisi, che non voglio dilungarmi molto, quindi magari vi fornirò delle slide riassuntive da allegare. E la crisi della pandemia, è vero che ci ha penalizzato perché abbiamo dovuto chiudere pure noi in quanto musei, però devo dire che è stato anche un momento di riflessione, ma nel momento della riapertura il nostro pubblico aveva tantissima voglia di ritornare in musei all'aperto, spazi verdi, dove si sta bene anche senza dover per forza fruire di attività mediate o guidate. Siamo avvantaggiati in questo e quindi penso che sia anche uno stimolo per il futuro questa nostra peculiarità. E devo chiederti di chiudere perché siamo, anche per colpa mia, siamo veramente in ritardo. Niente, direi che allora fare rete per noi è indispensabile, proficuo. È difficile, cioè stare in rete è difficile, questo lo volevo dire, perché sembra tutto... interessante lo scambio, ma è proprio difficile, ci vogliono delle persone che si dedicano molto a tenere insieme le professionalità, certo, tenere insieme le persone, ci vuole qualcuno che sia continuativo perché nei musei le persone continuano a cambiare e ci vuole impegno, questo è proprio importante. Chiunque voglia così approcciarsi all'esperienza di rete, ci chiami, ci contatti, tante delle cose che abbiamo fatto sono visibili sul nostro sito che è www.reteortibotanicilombardia.it, nella finestra Cosa facciamo? Educazione, ci sono tutte le informazioni che vi servono. Grazie mille anche per questa disponibilità, davvero la rete è... non solo una parola chiave, ma è una pratica chiave. Quindi chiedo a Michela Valotti di restituirci invece il suo lavoro di rete di un sistema museale della Valle Sabbia, della sua esperienza nell'ambito dell'educazione. Grazie Michela. Grazie innanzitutto Silvia, e davvero sono molto onorata di stare dentro questa stanza virtuale che è prima di tutto spazio davvero virtuoso di condivisione, mi viene da dire. Spero riusciate a visualizzare queste pochissime slide davvero che mi, diciamo così, servono come gancio essenzialmente per raccontare solo un pezzetto di una storia naturalmente molto più ampia e articolata, ma che qui non è il caso di restituirvi, e anzi grazie a tutti innanzitutto per la pazienza. Voi siete qui all'interno di questo territorio, Valle Sabbia, terra tra due laghi, stiamo parlando di un sistema museale appunto che si colloca essenzialmente tra Lago di Garda e Lago d'Idro, perché ve ne parlo su sollecitazione di Silvia, e mi è stato appunto chiesto di rendicontare fondamentalmente, di fornirvi un feedback rispetto ad un'esperienza che mi ha visto coinvolta come coordinatore appunto del sistema museale, ma vorrei davvero rendervi partecipi soltanto di un pezzetto di questa lunga storia che ha a che fare appunto con la condivisione, con la mediazione e soprattutto con un nuovo sguardo dal museo, per il museo, con il museo, rispetto appunto ai pubblici di riferimento, rispetto alla cittadinanza che naturalmente insiste su questo territorio. E faccio riferimento in particolar modo ad un ampio progetto che ci ha visti collaborare con la contigua Valle Trompi all'interno del programma Attivare, promosso da Fondazione Cariplo, e in particolar modo di questo progetto Valli Resilienti. Siamo appunto in una terra senz'altro resiliente che
diciamo così, mi ha visto intervenire soprattutto nella dimensione, appunto, lo vedete bene, di questa mappa di comunità. Che cosa significa? Noi di solito questo concetto, diciamo così, che pertiene, che soprattutto coinvolge le discipline sociologiche, lo sentiamo nominare, no? Agganciato all'ecomuseo, in questo caso specifico, devo davvero a Simona Bodo questa sollecitazione che per noi è stata un po' una sfida. Il sistema museale è un sistema molto articolato che comprende realtà le più diverse dal punto di vista anche della collezione patrimoniale, dal Museo archeologico della Valle Sabbia di Gavardo alla Casa Museo di Abitare in Staterra di Bagolino, e che essenzialmente comprende, diciamo così, patrimoni legati all'ambito etnografico piuttosto che alla storia del lavoro, le fucine, e ancora appunto al polo storico. Si è trattato in realtà di portare avanti un progetto su più fronti, coinvolgendo soprattutto le scuole. Qui avete un passaggio relativo ad esempio alle acquedotte, saperi e misteri della Valle del Chiese, che ha coinvolto ad esempio in questo caso specifico dentro e fuori il museo sul territorio, come voi potete appunto ben vedere da queste due immagini che ho agganciato, perché si tratta di un processo, in realtà non c'è cesura, no? Ecco, di lavorare proprio con la scuola primaria, ma rendendo protagonisti in realtà gli studenti stessi di un'azione sul territorio nella dimensione di quello che la scuola chiama compito di realtà, piuttosto che di vedere, di riflettere su quella geografia e quindi di, ad esempio, restituire in una modalità tridimensionale la propria scuola, il proprio edificio scolastico. Mi preme anche richiamare l'attenzione, è solo naturalmente un flash rispetto, potete immaginare, ad una progettualità piuttosto complessa, però mi preme ad esempio richiamare l'attenzione su questo lavoro veramente incredibile condotto con un'altra scuola del territorio, in questo caso il territorio adiacente, quello di Salò, e quindi l'indirizzo costruzione ambiente territorio all'interno di un istituto superiore che ha generosamente, come dire, accolto, no, il mio invito di come dire, uscire all'interno di un percorso di alternanza scuola-lavoro, allora si chiamava ancora così, per indagare il forno fusorio, è l'immagine appunto centrale, uno degli elementi di archeologia industriale che compongono questo variegato sistema, e di lavorarci naturalmente con professionalità di grande levatura, come architetti urbanisti dell'Università Statale di Brescia che sono stati coinvolti per la formazione, e con una restituzione che poi è confluita anche e non solo all'interno della guida cartacea del sistema museale, in cui ho voluto fortemente che la voce della scuola naturalmente emergesse. Ma mi vorrei concentrare essenzialmente davvero in questa ultima slide, si può dire, sul processo e non tanto sul prodotto, che è naturalmente non finito, non concluso, di mappa di comunità. Si è trattato di un davvero di un processo che ci ha coinvolto gli educatori museali in un'attenta attività di mediazione, la call pubblica che noi inviammo presentando il progetto al territorio, ai cittadini del territorio nel 2018, ebbe un riscontro direi sorprendente da questo punto di vista, con più di 600 questionari, avevamo scelto questo veicolo per la comunicazione, questionari che chiedevano e sollecitavano i cittadini a riflettere sul proprio patrimonio per prendersene cura, ma prima ancora per riconoscerlo, e quindi seguendo i filoni del patrimonio costruito, del patrimonio naturale e anche e soprattutto del patrimonio immateriale. Va da sé che diciamo l'immagine gialla centrale renda conto di tutta una serie di emergenze culturali che i cittadini di questo territorio hanno voluto come dire segnalarci, ma al di là mi viene anche da dire, ho trovato molto importante, molto interessante che nel patrimonio immateriale siano confluiti naturalmente i proverbi, le leggende, ma anche i libri, ma anche gli autori viventi di questi libri, come a dire che il patrimonio sono anche le persone che amano quel territorio e che lo hanno indagato e che ne hanno appunto approfondito la storia stratificata.
Non è un caso che il logo, disegnato peraltro da un giovane studente dell'istituto statale locale, appunto in questo caso l'Istituto per l'Asca di Vovarno ad indirizzo grafica, davvero renda conto di come la mappa di comunità sia, come dire, data da un contributo sagomato, evidentemente, no? Come quello delle Prealpi in cui siamo collocati, dove l'elemento umano, che è quella pennellata rosa centrale, dà il là e nello stesso tempo costituisce, fa sintesi, no? In qualche modo, di questo processo che passa attraverso il lago, che passa attraverso il fiume Chiese, che passa attraverso gli scorci naturalistici, ma anche e non solo, naturalmente, il patrimonio costruito. Ecco, che ruolo hanno avuto gli educatori museali? E davvero mi avvio alla conclusione, pur nella sintesi spero di essere risultata chiara. Un grandissimo ruolo, vero che le fragilità che prima gli illustri, appunto, relatori che mi hanno preceduto hanno già evidenziato, ci sono tutte: la mancanza di stabilità, ma ancora e soprattutto l'impossibilità molto spesso di valorizzare anche il backstage, anche la formazione, anche, come dire, quelle competenze che naturalmente si costruiscono nella relazione con i pubblici e con il servizio educativo da me coordinato, che, lo dico, è un servizio condiviso appunto all'interno del sistema museale. Questa, senz'altro, questo è un punto di forza. Ma è vero che gli operatori sul territorio, quindi gli educatori museali, fanno capo ad una cooperativa e quindi si parla di esternalizzazione, ma un'esternalizzazione per noi di prossimità, che per me è risultata vincente, in quanto il loro coinvolgimento all'interno di questo territorio e naturalmente nelle diverse azioni intraprese ha senz'altro rappresentato un elemento vincente, rendendo efficace, diciamo così, questa progettualità che ha fondamentalmente innescato un processo. Luca Dal Pozzolo ci ricorda appunto, no, che il patrimonio non è un oggetto ma è un processo culturale. Io credo soprattutto nella dimensione di un vero cambio di paradigma, no? Uno sguardo diverso che si è venuto davvero ad innestare all'interno di un sistema museale in cui io sono assolutamente convinta del ruolo del museo in realtà come presidio culturale, quindi presidio generativo di storie, naturalmente, oltre che di memorie. Io vi ringrazio, naturalmente interrompo la condivisione e lascio spazio a chi poi seguirà. Grazie. Grazie Michela, grazie di cuore, davvero sei stata sintetica ma molto, molto pregnante e hai saputo restituire l'essenziale del tuo lavoro che, come dire, ben più complesso e ben più articolato di quanto non ci hai detto. Grazie veramente. Mi spiace Marina, siamo andati lunghi, ma credo che ne sia valsa la pena ascoltare tutti gli interventi. A te il compito di chiudere e di restituire un'esperienza di sistema museale della città. Grazie mille. Certamente, grazie mille a Silvia, a Adele Maresca, a Lucia Pini per l'invito graditissimo e grazie anche a chi ci sta ancora ascoltando. Ecco, a proposito di reti, a proposito di sistemi, io questa prima slide, come vedete, non ho messo login e intestazioni perché a Cremona siamo in una fase veramente di trasformazione. Io infatti vi racconterò un po' della mia esperienza attraverso appunto le attività dei servizi educativi dei musei civici, però proprio nel 2020 è stato firmato l'atto istitutivo e approvato il regolamento del nuovo sistema museale cittadino che comprenderà anche il Museo del Violino. Il Museo del Violino, nato nel 2013, che sicuramente è il principale attrattore culturale e turistico della città, che è gestito da una fondazione partecipata dal comune, ma che non è un museo civico e che però da adesso comincerà a lavorare insieme a noi. E quindi sicuramente i servizi educativi saranno tra i primi ad assumere una nuova fisiologia
fisionomia, però ecco, questo è il futuro e spero di potervelo raccontare un'altra volta. Quello che vi racconterò invece brevemente questa sera riguarda appunto i musei di proprietà gestiti dal comune di Cremona, quindi così molto brevemente per farvi vedere la Pinacoteca Civica del Museo Ala Ponzone, il Museo di Storia Naturale, di cui qui vediamo la sala con la collezione storica, ma che ha un percorso che arriva a trattare i temi contemporanei della biodiversità, il Museo Archeologico, di cui mi occupo più direttamente nella sua nuova sede inaugurata nel 2009 nella Chiesa Sconsacrata di San Lorenzo, e il Museo della Civiltà Contadina, appunto allestito all'interno della Cascina Museo del Cambonino Vecchio. Ecco, questi musei prima del 1997 avevano delle attività diciamo autonome e indipendenti. Da quell'anno appunto, con la costituzione del sistema museale civico, si è cominciato a mettere in comune alcune attività e in particolare le attività rivolte alle scuole. Ecco, per quanto riguarda le figure professionali, c'è stata da sempre una forte caratterizzazione del ruolo dei conservatori. Infatti, soprattutto alcuni di noi hanno proprio gestito in prima persona non solo la progettazione, ma anche proprio l'operatività. E questo ha dato comunque diciamo, una forte sottolineatura al valore che si dava appunto alla funzione educativa del museo, e il ruolo di responsabile dei servizi educativi è stato appunto assunto dalla sottoscritta appunto da uno dei conservatori del museo. Una delle prime attività che è stata svolta appunto dai musei civici tutti insieme, proprio me l'ha richiamata Silvia quando mi ha telefonato per appunto chiedermi di fare questo intervento, è nata esattamente, è nata ormai più di 20 anni fa, è un progetto del secolo scorso, del 1999, che si chiama il Museo in Tasca, l'abbiamo dovuto interrompere per gli ultimi 2 anni scolastici, ma speriamo di poterlo riprendere magari riprogettandolo per il prossimo anno scolastico. Si trattava di un'attività in cui tutti i 5 musei praticamente si aprivano alle scuole primarie della città con un'offerta diversificata a seconda appunto dell'età degli alunni. Quindi nel corso dei 5 anni i bambini visitano i 5 musei della città in un crescendo diciamo di complessità. Quindi diciamo che questa attività aveva una forte impronta proprio di lettura dei bisogni del pubblico, anche se limitandosi nello specifico al pubblico scolastico. E come dicevo prima, un'altra caratteristica è stata proprio fin da subito l'impegno in prima persona da parte dei conservatori. Un'altra caratteristica è stata che da qui, da questa esperienza, sono poi nate tutta una serie di attività anche laboratoriali, perché non si trattava di incontri appunto solamente di diciamo, visita guidata, di presentazione dei percorsi museali, ma ogni incontro appunto prevedeva anche un'attività di tipo laboratoriale che poi, come vediamo in questa immagine, si è poi sviluppata anche in relazione all'offerta per pubblici non soltanto scolastici, per esempio come vediamo in questo caso nell'attività per le famiglie. Ma sicuramente quello che è cambiato da queste prime esperienze del sistema museale cittadino è proprio l'attenzione, la diversificazione della proposta in relazione ai pubblici del museo. Appunto, i primi anni il focus era il pubblico scolastico, negli ultimi 10 anni, e qui farò veramente una carrellata veloce di immagini, sono stati realizzati una serie di progetti per pubblici in difficoltà. Qui vediamo, sono molto affezionata a questa immagine perché questo è il percorso
per persone non vedenti e ipovedenti, realizzato al Museo Archeologico in collaborazione con l'Istituto dei Ciechi di Milano attraverso la collocazione di tavole tattili e poi diciamo, completate da un opuscolo in braille. È un modello che è stato poi realizzato in altri musei lombardi e non solo, ma il nostro Museo Archeologico è stato il primo dove è stato sperimentato, quindi ecco, è una cosa che mi piace ricordare, qui siamo nel 2010. Poi ecco un'altra esperienza interessante in cui sono stata coinvolta proprio da Silvia Mascheroni e che si lega anche all'esperienza proprio di collaborazione con i corsi universitari e quindi con gli stage. Questa è un'immagine di un progetto che si chiamava Archeologia per voce e immagini, che è stato tra gli altri realizzato attraverso una tesi di diploma svolta per il master sui servizi educativi del patrimonio artistico dei musei storici e di arti visive, quindi con un'allieva di Silvia, e che era destinato, diciamo, a produrre, si trattava di teli con mappe concettuali, disegni, scritte, diciamo, che avevano la finalità di semplificare i concetti dell'archeologia, in particolare per studenti, per giovani dislessici, ma che poi, come avviene normalmente per questo tipo di progetti, poteva appunto essere utilizzato anche, diciamo, per pubblici più ampi. I progetti, la progettazione per pubblici in difficoltà è stata veramente intensa negli ultimi anni. In particolare sono state attivate tantissime collaborazioni con gruppi, cooperative o anche strutture residenziali per persone con disabilità cognitive. Ecco, qui vediamo l'immagine di una visita, ma ecco, forse diciamo, il progetto più significativo e più stabile è questo tavolo multimediale che è stato realizzato 2 anni fa, che contiene la carta archeologica di Cremona Romana, in cui diciamo, partendo da una mappa è possibile cliccare sui vari siti di ritrovamento, vedere delle immagini, dei testi e di tutti questi testi esiste la versione in linguaggio EasyToRead. Ecco, questo lavoro è stato fatto anche grazie alla collaborazione con ANFAS Cremona attraverso un progetto che si chiama Ci sei nei musei, che nella sua prima versione aveva un punto di domanda alla fine, ma poi quel punto di domanda l'abbiamo tolto proprio perché si è partiti da una richiesta di coinvolgimento all'affermazione del coinvolgimento appunto da parte di persone con disabilità cognitive che hanno collaborato passo per passo sia in questo caso sia per la produzione di altri supporti in linguaggio facile da leggere insieme ai loro educatori. Ecco, questo rapporto è continuato anche negli ultimi mesi, come vedete, utilizzando chiaramente strumenti diversi, le visite non in presenza ma a distanza, però è un legame che assolutamente non si è interrotto. E per venire al tema, entrare proprio nel tema dell'incontro di stasera per collegare quanto detto finora, dimostro, diciamo, utilizzo alcune immagini che riguardano il progetto Museo per Tutti, a cui il Museo Archeologico di Cremona ha partecipato nel 2015, è stato fra i primi 3 musei ad essere coinvolti appunto in questo lavoro promosso dall'Abilità Onlus e supportato dalla Fondazione De Agostini, e che era finalizzato a produrre per ciascun museo del materiale accessibile.
Ecco, nel nostro caso abbiamo lavorato sin da subito su una mappa facilitata del museo, su schede appunto di approfondimento, linguaggio facile da leggere, su schede in CA che poi appunto sono state raccolte all'interno di un fascicolo che è disponibile per i visitatori del museo ed è anche scaricabile dal nostro sito. Ecco, ma perché volevo parlarvi nello specifico di questo progetto? Perché nella fase di formazione, che è stato un momento importantissimo del percorso, sono state coinvolte diverse persone a partire dalla sottoscritta al personale, anzi a una rappresentante del personale dell'accoglienza del museo e poi alle persone che in quel momento, ma fortunatamente posso dire in parte ancora oggi, si occupavano appunto dei servizi educativi del museo. Noi purtroppo non abbiamo la possibilità, come molti insomma, di avere all'interno queste risorse, quindi il servizio è esternalizzato, però con questo sicuramente avvantaggiati dal fatto di essere diciamo all'interno di una città di dimensioni medio-piccole dove alla fine i soggetti non sono tantissimi, abbiamo potuto creare un rapporto con le cooperative, le ditte, insomma in qualunque forma siano costituite, che lavorano sia come guide turistiche sia però anche come operatori ed educatori museali. Quindi alcuni di loro hanno seguito insieme a noi questo percorso di formazione e hanno condiviso l'analisi del museo, l'analisi dei bisogni in relazione ai pubblici in difficoltà e la realizzazione del materiale. Ecco, quindi questo ha creato un legame molto forte al di là poi dell'esito, ahimè, delle gare che ogni anno dobbiamo fare, però appunto ha mantenuto una collaborazione che molto spesso poi sfocia anche in una coprogettazione delle nostre attività. Ultimo, ma non ultimo, al progetto a Museo per Tutti hanno partecipato anche i due volontari che all'epoca operavano in museo, una volontaria in servizio civile e un volontario in leva civica. Ecco, io so che in molti casi questo tipo di presenza viene anche diciamo criticato, nel senso che si utilizzano, tra virgolette, dei volontari per fare delle attività che sono delle attività che sicuramente dovrebbero essere svolte da professionisti. Però ecco, io credo che il servizio civile, appunto nella forma del servizio civile universale della civica, sia veramente da vedere come un momento forte di formazione nei confronti dei giovani che vi partecipano e che quindi sia un investimento anche molto impegnativo da parte del museo nei confronti però appunto di persone giovani, di persone molto spesso alla ricerca diciamo di una loro strada e che attraverso un anno di partecipazione attiva, diciamo attraverso il coinvolgimento reale nell'attività del museo, possono poi crearsi un loro percorso professionale. Quello che diceva Alessandra prima lo trovo giustissimo, sicuramente non è il migliore degli scenari possibili, però sicuramente è lo scenario più praticabile. Quindi questo posso dire, insomma, a distanza di qualche anno, che questo tipo di attività ha fatto sì che crescessero proprio in città delle realtà di giovani formati, consapevoli e anche assolutamente propositivi nei confronti dei musei. Ecco, qui io concluderei, visto anche l'orario. Grazie mille Marina, perché ci hai fornito degli ulteriori elementi di riflessione anche per quanto riguarda, secondo me, molto importante quello che hai detto, che la progettazione ha consentito una formazione anche del personale, come dire, come il personale di accoglienza, di custodia, come volontari, e quindi creare un senso di comunità professionale che poi sicuramente è stato generativo anche successivamente. Quindi
credo che sia veramente molto importante anche questo caso di studio che ci ha portato. Io mi scuso ancora per il ritardo che è stato causato anche da me, ma come dire, penso che davvero sia stato un incontro con interventi di grandissima qualità e intensità e significanza. Quindi vorrei ringraziare tutte le relatrici, ringraziare moltissimo Adele perché come sempre seguito fino all'ultimo, anche dialogando con noi. Ringraziare Lucia anche per la pazienza. E l'appuntamento è per il 18 di maggio alle ore 10. Saremo, come dire, attenti a lasciare spazio per gli interventi e cercheremo di tirare le fila un poco di tutte queste voci, no? Così plurime e così importanti, proprio per ritracciare il prossimo cammino. Grazie ancora a tutti e una buona serata e un abbraccio affettuoso a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie Claudia, sempre. Buona serata a tutti. Buona serata, grazie. Oh.